Allora, trovato? ma quella di economia al generale, no? Aspetti, di economia Guarda, è il file che francese. c'ha l'albero a forma di cuore, tutto rosso. Ok, ma questo qua, sì, ce l'ho che subito dopo lo Ok, guarda che dovrò questa è la tua tesina, eh. Voglio dire, sì, perfetto. Sì. Allora, questo documento qui, l'amore ovunque, lo devi stampare in duplice copia, possibilmente in cartoncino, insomma, una stampa un pochino più dignitosa, in modo tale che uno ce l'ha la commissione e un altro lo tieni tu davanti per poter procedere, insomma, con le materie. Lo rileghi anche, molto banalmente, con un foglio lucido davanti e un cartoncino dietro e ci fai mettere gli anelletti nel lato, possibilmente gli anelletti di ferro, ti consiglio, perché sono molto snelli e resistenti. Dove Ok. li trovo? Li trovo in 2 una cartoleria. euro e stiamo parlando, cioè non è che ci voglia tanto, una qualsiasi cartoleria attrezzata o litografia te lo sviluppa facilmente, insomma. Ok. Chiaro? Ok. Allora, partiamo proprio dalla tesina. Quindi tu c'hai, vabbè, a pagina 2 c'è la mappa concettuale. Nella mappa concettuale io qui ti ho lasciato ancora delle materie che in realtà poi non, alcune non sono uscite all'esame, matematica e storia dell'arte, e altre invece sono proprio fuori dal corso di studi, per esempio informatica. Informatica non fa parte della nostra piano studi. Ok? Però, insomma, io per ora te le ho lasciate dentro, poi magari se vuoi le tolgo e insomma lasciamo solo l'essenziale. Perché sostanzialmente una buona tesina, a mio modo di vedere, almeno per come spiego io come si fanno le tesine, è una tesina che abbia un forte argomento centrale, cioè non dobbiamo cercare di fare dei collegamenti tirati per i capelli. Noi dobbiamo parlare per un'ora, mezz'ora di un argomento e quell'argomento lo sviluppiamo nelle varie materie, ok? Quindi le materie sono soltanto un aspetto attraverso cui esaminiamo sempre lo stesso concetto, che nel tuo caso è diciamo l'amore, ok? Quindi è una tesina comunque molto femminile, molto come dire carina, ma anche filosofica, quindi solo all'apparenza leggera. Poi in realtà piena di contenuti, insomma, anche importanti. Va bene? Va bene. Allora, io ora di storia non ho controllato che cosa ti abbia inviato la professoressa. Fammi vedere un attimo. Porcaccia la miseria. Vediamo, 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 vediamo. La prima rivoluzione industriale ti ha messo. Va bene, ok. Allora, vediamo se ce l'ho, me l'ha girato. Sì. Sì. Scienze motorie, economia politica. La rivoluzione industriale, Sì. lato. Beh, no, non c'è bisogno, insomma, andremo veloci perché comunque io ti voglio fare la video lezione, ma soprattutto poi per parlare della materia mia, ti faccio giusto un accenno agli altri. Fammi solo segnare un attimo. Corso economia. Capitolo 1. Questo è il file che ti ho mandato. La tua tesina, tra l'altro, è completa, quindi hai ricevuto davvero tutto praticamente dai vari docenti. Ok, dunque andiamo avanti. Quindi adesso cominciamo il discorso slide per slide, va bene? Andiamo a pagina 3. Sì, allora. Parli un po' della prima rivoluzione industriale, quindi chiaramente diciamo i primi macchinari, il Taylorismo, la Singer mi pare si chiamasse, la prima macchina, quella per filare. Ci sono le prime insomma macchine che vengono costruite grazie alla scoperta della macchina a vapore, concentrazione demografica in città, quindi spostamento dalle campagne verso le città. Insomma, ci sono una serie di scoperte e chiaramente stiamo parlando di una prima ondata di industrializzazione che tutto sommato, come dire, va ad investire soltanto alcuni settori importantissimi, perché per esempio l'agricoltura viene
completamente rivoluzionata nei mezzi e nelle tecniche grazie a questi macchinari, però insomma è una rivoluzione che non interessa ancora proprio tutti i campi. Quella si avrà con la seconda rivoluzione industriale a inizio, a fine 800, insomma, qui stiamo parlando 1730 se non ricordo male. Ad ogni modo, la cosa importante, cioè qui nella slide di storia Karl Marx, perché ovviamente con la prima industrializzazione e quindi con la catena di montaggio cominciano anche a verificarsi una serie di problematiche, no? Dal punto di vista sociale, che prima erano sconosciute e che quindi vengono in qualche modo analizzate. Ora, io non so se la professoressa di storia poi nel suo elaborato vi abbia parlato un po' anche di Karl Marx, però insomma io in questa circostanza l'avevo citato, perché chiaramente la routine, il fatto che ogni operaio poi ogni giorno produca e faccia sempre le stesse cose in maniera meccanica, quasi come un robot, proprio perché sta a quel pezzo, diciamo, della catena produttiva, quindi del ciclo di montaggio, in qualche modo diventa un alienato. E quindi si creano poi anche delle disparità perché comincia ad avere struttura il capitalismo. Questo chiaramente porta ad una disparità sociale tra l'imprenditore molto ricco e invece gli operai molto poveri. Quindi questa tesina, tra l'altro, è in contrapposizione ad un'altra tesina che invece è sul positivismo. Perché sono le due modi di interpretare, diciamo, il progresso. Nel positivismo, quindi con Marinetti e quant'altro, diciamo, l'industrializzazione è vista soprattutto come un'opportunità, quindi in maniera positiva, come qualcosa che ci spinge verso appunto il progresso. Nella tua tesina, invece, diciamo che abbiamo un approccio un po' più conservativo, un po' più anche attento, se vogliamo. E quindi una resistenza al cambiamento, d'accordo? Per cui, diciamo, Marx, soprattutto con il Capitale, che è la sua opera principale, va in qualche modo a far capire che questi cambiamenti produttivi, tecnologici, stanno poi comportando però sul piano sociale una vera e propria, diciamo, un vero e proprio disastro per certi versi, tant'è che poi si parla della rivoluzione proletaria, quindi insomma. Da Marx. Marx è tutto il lato, diciamo, della sinistra hegeliana. Hegel, tra l'altro, è il filosofo idealista che parla del concetto di servo padrone, il fatto che comunque poi gli operai, pur essendo dei servi, però lavorando assieme, a un certo punto cominciano a collaborare e rendono in qualche modo il padrone schiavo, cioè deve starsi, tra virgolette, a quello che comunque vogliono fare i dipendenti, se tutti si coalizzano, quindi la nascita dei sindacati, una serie di cose. Però, ti ripeto, questo io è come l'ho pensata e come l'ho impostata, poi attieniti con la professoressa di storia al materiale che ti ho mandato della professoressa di storia, è chiaro? Perché significa, io ho dato come consiglio a tutti quello di comunque consultarsi con ognuno dei docenti, perché poi ogni docente sa lui che cosa vuole e voi gli dovete dire quello che vuole lui, non quello che ha pensato Gimo, ok? Va bene? Andiamo avanti. Ecco, benissimo, ci sono subito io. Benissimo, economia aziendale. Quindi, che cosa cambia con questa prima industrializzazione? Ovviamente cominciamo ad avere una serie di prodotti, non che prima non ci fossero, però erano prodotti in maniera artigianale, no? Potremmo dire all'epoca del Medioevo, cioè dalle botteghe. Invece adesso cominciano ad esserci queste corporazioni, questi accentramenti con queste industrie, con i macchinari e quindi delle produzioni in serie. E che cosa producono? Allora, producono dei prodotti, ma il prodotto a noi interessa solo e soltanto in funzione del fatto che esso risolve un nostro bisogno. Ok? Compro l'acqua perché ho sete, se non avessi sete comprerei qualche altra cosa. Chiaro? Quindi la cosa più importante è il bisogno. Chi ci parla dei bisogni in maniera estremamente esaustiva è questo signore che vedi nella slide, cioè Maslow, Abraham Maslow, che è uno psicologo del 1972, se non sbaglio, o del 70, del 72 si crede, che praticamente è uno psicologo che studia praticamente le persone felici.
meglio, chiede, fa un test, insomma, che si rivela poi molto rilevante alle persone che si sentono soddisfatte o comunque felici perché sono felici. E scopre una serie di valori che lui poi in qualche modo mette, più che valori, dei bisogni, che lui mette in quella che poi chiamiamo la scala di Maslow, ok? In questo ci torna assolutamente utile se apri il file che ti ho mandato poco fa. Allora, aspetta. Corso di economia aziendale. Sì, aspetta che non riesco ad uscire più da questa pagina, fantastico. Allora, rientro. Eccola qua. Bello perché ho segnato delle cose in economia aziendale, poi nella mappa, la definizione di azienda è la piramide di Maslow, però poi qua non c'è. Allora, ti devo aggiustare un attimo la tesina, perché ah, ok, no, c'è proprio scritto la definizione di azienda e poi dopo parlo di Maslow. Ok, allora non ti devo aggiustare niente, dobbiamo soltanto leggerci per bene il capitolo 1 che ti ho appena inviato. Va bene? Vedi, è il file con i due tizi che stanno facendo consulenza, insomma. Ce Sì? l'hai davanti? Sì, ce l'ho qua. Ok, allora andiamo un attimo a dare la definizione di azienda, va bene? Allora, partiamo dalla pagina 3. La slide dove ci sta la macchinetta del Napoli, la Sì, sono 500 azzurra. Ci sei? qua. Allora, definiamo che cos'è l'economia. L'economia è semplicemente allocazione ottimale di risorse scarse. Va bene? Quindi questa frase è molto importante perché tante volte quando si parla di economia si pensa ad una materia antipatica, noiosa, o che riguardi i soldi, spesso quello è la finanza. L'economia è semplicemente, direbbe un matematico, un problema di ottimo, cioè noi dobbiamo ottimizzare delle risorse scarse, allocandole nel miglior modo possibile. Qual è la risorsa scarsa per eccellenza? Il tempo, perché non esistiamo, diciamo, per l'eternità. Quindi, nello scarso tempo che abbiamo, dobbiamo fare il meglio. Così come pure se sono in una stanza e ho, diciamo, degli oggetti, devo in qualche modo disporli al meglio per ottenere il massimo risultato. Quindi, il concetto di economia sottintende altri due concetti, che sono quelli di efficacia ed efficienza. Mi segui? Sì. Sento un sacco di rumori sotto. Vabbè, comunque. Efficacia ed efficienza, dicevo. L'efficacia significa raggiungere l'obiettivo, l'efficienza significa raggiungerlo attraverso la strada più breve o comunque nel minor tempo possibile, va bene? O con il miglior risparmio. Quindi qua faccio l'esempio, diciamo, della macchinetta del Napoli che deve andare a vedere la partita contro il Bari. Allora, se prende il percorso grigio, vedi che arriva a Foggia, quindi non arriva allo stadio del Bari e quindi è totalmente inefficace, oltre che inefficiente, perché non raggiunge l'obiettivo. Se prende la strada rossa, quella di sotto, è efficace perché a Bari ci arriva, ma evidentemente sono andati, questi ragazzi sono andati, diciamo, per Vicolo e Vicarelli, quindi per tutti i paesi, no? Probabilmente sono arrivati pure tardi per vedersi la partita, quindi arrivano allo stadio del Bari, ma arrivano quando ormai la partita è finita. Viceversa, la strada ottimale, quella più economica, cioè quella più efficace ed efficiente, è l'autostrada. Prendono l'autostrada, vanno dritto, quindi per questo mezzo, e raggiungono l'obiettivo e lo raggiungono anche nel minor tempo possibile. Va bene? Chiaramente economia aziendale, quindi diamo la definizione di economia e poi diamo la definizione di azienda.
L'economia aziendale è questo concetto di ottimo all'interno chiaramente di un ambito aziendale. Che cos'è l'azienda? L'azienda, e questa è, diciamo, domanda che tra l'altro sarà oggetto, come dire, della nostra discussione, no? All'orale. Che cos'è l'azienda? È questa frase di quattro periodi, che in realtà sono cinque cose, perché se vedi sono scritte in maiuscoletto cinque cose importanti. È un organismo vitale. Quindi innanzitutto è un organismo vitale, un aggregato di persone che attraverso un sistema di operazioni acquista, trasforma e scambia risorse nell'intento di soddisfare bisogni umani più o meno latenti della collettività, la cui attività si sostanzia principalmente nel circuito produttivo. Allora, detta così, questa frase è un po' arzigogolata, può risultare difficile ricordarsela, però. Proprio perché ti ho sottolineato cinque, col maiuscolo, no? Cinque concetti, successivamente da pagina 5 in poi abbiamo cinque slide, che tra l'altro puoi ricordare pure perché lo sfondo sarà sempre una fotografia diversa, quindi cinque slide per ognuno dei cinque concetti contenuti nella Concetto. definizione di azienda. Partiamo dal primo, che è anche quello più strano e a mio avviso il più bello. Abbiamo detto è un organismo vitale, vai sulla slide numero 5, quella con il bambino e l'aereo. Sì, sono già qua. Ok. Allora, perché un organismo vitale? Questa sembra una stramberia. Allora, intanto diciamoci facciamo subito un distinguo. Quella che do io si chiama visione organicistica, definizione organicistica dell'azienda. Un'altra visione è la definizione meccanicistica dell'azienda. Quella è molto banale, considera l'azienda come una macchina, quindi come una cosa, nella quale inserisci degli input che sono i fattori produttivi e attraverso dei processi di trasformazione ottieni degli output che sono i prodotti finiti. Li vendi e fai soldi. Ok? Questa è la visione che molti imprenditori hanno, ahinoi, imprenditori italiani, imprenditoruboli italiani. Perché è una visione che ha per obiettivo il puro e mero profitto, punto. Non gliene frega niente. Loro possono costruire materassi come vendere banane, a loro interessa solo fare soldi. Se il mercato richiede materassi, produrranno materassi. Se richiede banane, produrranno banane. Ma questa è una visione meccanicistica dell'azienda, cioè uso questo strumento, perché ho i soldi per poterlo creare e mandare avanti, per fare altri soldi, molti più soldi. La visione invece che do io, cioè do io, non è che la maggior parte di faccio riferimento a delle teorie che ho studiato all'epoca in economia e gestione delle imprese, che si chiamano appunto teorie organicistiche dell'azienda. È una visione un po' più completa, include, attenzione, non è che l'altra è esclusa, include quella, ma non è così parziale, è un po' più ampia. Intanto, proviamo a dimostrare che questa azienda, questo concetto, è veramente un essere vivente, non posso dire umano, ma vivente. Quindi come se avesse due braccia, due mani e due gambe, va bene? Perché? Perché innanzitutto ha personalità giuridica, differente in base, tra l'altro, alla forma giuridica scelta, SPA, SRL, SAS, SNC, ditta individuale, società. Consortile, a responsabilità limitata, insomma ci sono varie forme giuridiche. Questo significa che oggettivamente è un soggetto riconosciuto dallo Stato, tant'è che per identificativi ha un suo codice fiscale e una sua partita IVA. Quando io apro un'azienda, apro automaticamente una partita IVA. La partita IVA. Esatto. E un codice fiscale. Ormai codice fiscale e partita IVA coincidono per l'azienda, cioè sono lo stesso identificativo. Ok? In passato erano due cose distinte. E quindi, proprio come me, Girolamo Pirozzi, che sono un essere umano, ho un mio identificativo sociale, che è il codice fiscale, 8128, così anche l'azienda ha un identificativo. E come io ho personalità giuridica, anche l'azienda ha personalità giuridica, tant'è vero che addirittura ha una forma giuridica che poi possiamo distinguere. E vado al punto 2, in società di capitali e società di persone.
Le società di capitali sono la SPA, la SRL, società per azioni, società responsabilità limitata, la SAPA, società in accomandita per azioni, mentre invece le società di persone sono praticamente la SNC, quindi la società in nome collettivo, la ditta individuale, la SAS, quindi la società in accomandita semplice. Questa distinzione è importante perché entrambe hanno personale. Sì. Dimmi. Sì, quindi la differenza tra le società di capitali e società di... Le società di capitali sono SPA, SRL e la SAPA. Sì, mentre tutte le altre sono società di persone. La differenza tra le due, entrambe hanno intanto personalità giuridica, quindi entrambe sono in grado di agire giuridicamente. La differenza tra le due è che nelle società di capitali, quindi quelle più grosse, SRL, SPA, addirittura godono di autonomia patrimoniale. Cioè, se io costituisco per esempio una SNC, quindi una società di persone, e fallisco, i miei creditori possono soddisfarsi, dopo aver preso il patrimonio della mia azienda SNC, se quello non dovesse risultare sufficiente, perché magari era di 10.000 e loro vantano un credito di 100.000, e i restanti 90.000 possono soddisfarsi sulle mie proprietà, possono quindi chiedere il mio miglioramento. Anche Chiaro? delle case, delle cose più Certo, personali, certo, certo. esatto. Resta sempre il fatto che loro si devono prima soddisfare su questa entità azienda, ok? Prima su quel patrimonio lì, vedi, già è distaccato perché sono costretti a scegliere prima quello, poi se quello non è sufficiente come patrimonio, quello dell'entità azienda, allora possono finire di soddisfarsi sui miei beni personali, perché le società di persone non hanno autonomia patrimoniale. Viceversa, se io sono Gimo Pirozzi e costituisco una SRL per 30.000 euro di capitale, quando anche un creditore dovesse vantare 100.000 euro di crediti, lui più di 30.000 non si può prendere e non può venire da me a fare gli altri 70.000, perché io sono una cosa e la mia società ne è un'altra. È chiaro? Il credito che lui vanta lo vanta verso una società di capitali in quel caso, e allora lui deve sapere che non può andare a soddisfarsi sui soci, lui può soddisfarsi solo ed esclusivamente sul capitale sociale dell'azienda. È chiaro? Quindi questo si intende con autonomia patrimoniale. Sì. Ok, Assolutamente. chiaro, chiaro. E quindi, tornando al paragone, al parallelo con gli esseri viventi, io qua questa cosa la identifico un poco come il bambino che cresce e che nel caso della società di persone, come dire, tu sei in quanto socio, sei ancora con la patria potestà, no? Mentre invece l'azienda che è società di capitali è ormai maggiorenne, come il maggiorenne, cioè ha il suo salvadanaio, la sua tasca e risponde per sé interamente. Il genitore socio, il papà Gimo, in quel caso non interviene più e non è nemmeno tenuto, per cui se succede qualcosa, chiaramente ne risponde la società e basta. È chiaro? Questo sempre cercando di mantenere il parallelo con l'essere vivente. L'azienda poi, andiamo al pallino 3. L'azienda è quindi un soggetto distinto da chi vi lavora e persino dalla proprietà. Vedi come, cioè, la società è diversa persino dal socio. Faccio un esempio clamoroso che sicuramente qualcuno di voi ricorderà. Steve Jobs, dopo aver fondato una grossa società che insomma fece poi il botto, non ricordo se fosse già la Apple o meno, a un certo punto, pur essendone stato il genitore, venne estromesso dal consiglio d'amministrazione e dovette abbandonare l'azienda, la sua creatura. Perché? Perché essendo una società, appunto, un qualcosa di esterno, un altro soggetto di diritto, no? I membri che lo governavano hanno estromesso il socio inizialmente, il socio fondatore. Perché? Il socio fondatore. Perché evidentemente l'azienda, per il suo benessere, non quello del padre padrone imprenditore che la vuole sfruttare per guadagnare, aveva necessità di estromettere il padre, un po' come quando il figlio se ne va a vivere fuori, perché giustamente altrimenti se non abbandona mai il nido, non costruisce una nuova famiglia. È chiaro?
Quindi questa è una ulteriore dimostrazione. Spesso, purtroppo, l'imprenditore tratta esclusivamente l'azienda come un mezzo per far soldi, cioè come una semplice macchina, senza tener conto delle sue esigenze di crescita organica e di quelle di chi vi lavora all'interno. Un altro esempio, no? Ho fatto quando spiegavo, diciamo, al corso. Voi togliereste i pannolini e le pappine ai vostri bambini? No, ovviamente. E l'imprenditore invece lo fa. L'imprenditore, intendo il salumiere, io lo chiamo, l'imprenditore rucolo, cioè quello che ha una visione solo meccanicistica dell'azienda. Perché? Perché lui la usa per far soldi, quindi non gli interessa, lui sottrae ricchezza e distribuisce utile a se stesso, senza andare a vedere se poi quell'utile in realtà era un bene che rimanesse in azienda. Perché magari l'azienda si sta sviluppando e ha bisogno per competere sul mercato magari di altre due figure professionali, che hanno delle abilità e delle skills che servono ogni giorno e che lui non aveva previsto. A lui non gliene importa perché lui sottrae ricchezza perché deve comprarsi la macchina nuova e nel frattempo l'azienda va in sofferenza perché non ha le risorse capaci di combattere la guerra sul mercato con le aziende competitor. E poi muore, chi se ne frega, tanto ne chiudiamo una per fallimento e ne riapriamo un'altra, oppure facciamo tante scatole cinesi. Quindi questo purtroppo è l'approccio che troviamo nella piccola imprenditoria italiana, ma è profondamente sbagliata. Chiaro. Quindi spero che l'esempio delle bambine sia, come dire, ben centrato per far capire questa cosa. Chi è che decide o sarebbe in grado di consigliare quantomeno all'imprenditore se quei 20.000 è il caso di prenderli dall'interno dell'azienda o invece di lasciarli perché bisogna reinvestirli in qualcos'altro? Il commercialista barra il pianificatore strategico. Buongiorno, sono io, mi occupo di pianificazione strategica. Sono, diciamo, questo è il mio profilo, sono un aziendalista sostanzialmente. Questo è il primo anno che insegno, ma il mio approccio è quello del marketing strategico, che non è quello operativo. Questo poi in altro ambito di corso l'ho spiegato abbondantemente. Penso che i ragazzi lo abbiano capito. Noi facciamo strategie, poi il marketing operativo che le deve attuare, ma chiaramente le linee guida sono quelle fondamentali, no? È il generale che in qualche modo vince strategicamente la guerra con le sue decisioni. Poi è ovvio, se tieni i soldati scadenti e le decisioni possono essere buone quanto vuoi, ma insomma la battaglia la perdi lo stesso. Però certamente se tu hai preso delle decisioni sbagliate, ecco, può avvenire il contrario, potevi avere anche i migliori combattenti, ma se li mandi a morire su un ponte pericolante, è normale che il nemico possa far cadere il ponte e muoia. Quindi, diciamo, la figura che consente di distinguere quali sono le risorse prendibili e quali invece vanno investite sono il commercialista che cura la contabilità, barra soprattutto il pianificatore strategico. Ok? Infine, come ulteriore e definitiva, diciamo, dimostrazione del fatto che l'azienda è un organismo vitale, l'azienda cambia continuamente, perché cambiano continuamente le persone che ci lavorano, cambia continuamente il mercato, cambiano i gusti e le preferenze dei consumatori, quindi è un continuo cambiare, no? Proprio come è un percorso di vita. Quindi non è una macchina che la accendi e la spegni ed è funziona sempre ed è sempre uguale. No, via via col tempo deve necessariamente modificarsi per allinearsi a quelle che sono, diciamo, le esigenze del contesto che cambia e del mercato che cresce. Ok? Sì. Quindi andiamo sulla slide successiva, B. Quindi abbiamo detto poi nella definizione di azienda che è un aggregato di persone. Questa è una cosa che spesso ci si dimentica. Uno può, ma ci vuole, come prima stavo dicendo, prendere anche le decisioni migliori, ma se poi in azienda non sai campare, cioè se nella quotidianità non sai stare seduto a fianco ad un'altra persona e sbraiti e gli urli addosso e sei sempre nervoso o sei sempre ansioso, oppure stai sempre a fumare là fuori, è ovvio che l'azienda non va. Quindi, o quantomeno che si crea un clima sbagliato. Quindi non esiste azienda senza che vi siano persone. Ok?
E soprattutto questo vale sempre, cioè anche nelle aziende più automatizzate, ho fatto come esempio, ho portato Amazon, no? Che uno dice, ma io clicco, mi arrivo a casa. Sembra quasi, come voglio dire, che sia tutto meccanizzato, e in parte lo è, perché Amazon non è altro che un distributore automatico, cioè di quelli, sai, con la Coca-Cola, la Fanta, eccetera. Perché tu clicchi un pulsante mettendo sul tuo carrello, sull'online, sull'e-commerce, metti il prodotto nel carrello, clicchi, e quello che succede una volta che hai strisciato la carta è che da un'altra parte dell'oceano, in qualche capannone, chissà dove, nell'America estesa, c'è una macchina che si chiama magazzino verticale, che è proprio un distributore, che ha quella maglietta che hai comprato, lo lascia cadere, e chiaramente il prodotto poi inizia il percorso di spedizione. Ma anche in un'azienda così meccanizzata, dove tu dici io non c'ho nessun commesso perché ho comprato online, mi arriva attraverso posta, ma qualcuno deve prendere quella maglietta che è caduta e metterla su un carrello, impacchettarla e poi inviarla. Qualcuno deve poi portarti fisicamente il prodotto a casa, no? Chi la fa, se no la Sì, consegna. certo. Quindi anche nell'azienda più automatizzata che possiamo immaginare, come Amazon, ci sono sempre delle persone, sempre. Assolutamente, sì. Quindi l'azienda è sicuramente un contenitore di persone e di lavoro. Questo è un aspetto che non possiamo non considerare, perché comporta tutta una serie di conseguenze, che spesso sono anche i problemi principali di un'azienda. I problemi principali di un'azienda per me sono di tre tipologie. Una di queste tre è la gestione del personale, perché si tratta di avere a che fare con esseri umani, quindi non con macchine. E l'altra cosa che pure segnalo qui, e che poi ci riporterà la slide di Maslow, non esiste azienda che non abbia per obiettivo il soddisfacimento di bisogni umani. Se non c'è un bisogno, non c'è il prodotto che lo risolve. Se non c'è il prodotto, non c'è chi lo produce. Se non c'è chi lo produce, non c'è chi lo vende. Quindi, se non c'è niente di tutto questo, non c'è azienda. Tutto parte dai bisogni. A volte si sente dire questa frase che io contesto moltissimo, cioè io. I libri che ho studiato la contestano. Il marketing crea l'esigenza? Assolutamente no. L'uomo crea l'esigenza. Il marketing tutt'al più soddisfa quell'esigenza, oppure rende, ed è questo il giochino che a volte, diciamo, viene frainteso, rende manifesta un'esigenza che era latente. Facciamo l'esempio di TikTok, va bene? Piattaforma dei balletti, che stronzata, cose per i ragazzini. Nel senso, hanno inventato questa piattaforma, allora adesso la spingono perché devono guadagnare. Chi? Cosa? Cioè, non puoi inventartelo. Che cosa fa TikTok? TikTok ha semplicemente, come dire, intercettato, questo è il termine corretto, delle potenzialità latenti, cioè nascoste ma c'erano già, e cioè la capacità di tutti gli esseri umani di avere un lato creativo, pure il più fesso, pure l'ultimo della classe, pure il più scafesso, quello più svogliato, ci sarà qualcosa che gli piace, ok? In tempi, tra l'altro, di Covid, quello che sta succedendo adesso, dove tutte le manifestazioni di libertà di espressione sono in qualche modo state limitate, no? Penso alla palestra, penso a qualsiasi cosa, il teatro, il cinema, tutto quello che può essere un qualsivoglia motivo di artistico è stato tagliato, perché chiaramente sei compresso dal fatto che c'è il lockdown, non si può uscire, o comunque si può uscire in maniera limitata, non ci si può sembrare. E allora avere la possibilità su un telefonino di premere un click e ballare, ecco che diventa la soluzione ad un bisogno enorme che comunque già c'era, pure se fosse stato tutto funzionante, e che in questi 2 anni è esasperato dalla chiusura e dalle limitazioni, quindi diventa addirittura uno strumento di sfogo, è chiaro? Soprattutto per i ragazzini, che sono quelli che stanno subendo maggiormente la privazione di socializzazione, e sono anche quelli, come dire, più spensierati per l'età e con maggiore potenziale creativo. È chiaro? Quindi vedi come dietro a TikTok c'è in realtà un ragionamento di fenomenologia sociale, che è assolutamente importante e
e di rilievo, e che quindi tra l'altro sottintende anche un'intelligenza di chi ha pensato a risolvere questa cosa. Chiaro? Ok. Andiamo avanti sempre nella slide delle persone. Questo significa che occorre avere rispetto degli altri e rispetto del lavoro, a prescindere se si sia l'imprenditore, il proprietario, un dirigente, un dipendente o un cliente. Considera che io queste slide le ho pensate comunque per i ragazzi, quindi non mi aspettavo poi di avere in quinta una platea adulta, però vale lo stesso, perché tra l'altro una delle mie scoperte da giovane 26enne, appena neolaureato, quando sono entrato in azienda, è stato scoprire che aziende di, cioè che gente di 40-50 anni si comportava esattamente come tra i banchi di scuola, cioè fazioni e fazioncelle, inciuci di qua, inciuci di là, laddove io mi aspettavo invece una maturità e di trovare degli adulti. Quindi il rispetto è fondamentale come concetto all'interno dell'azienda. Questo rispetto lo fomenti in qualche modo anche spiegando, perché se io vedo sempre che l'altro sta là e magari si alza ogni tanto e non so che cosa fa, mi viene comunque il dubbio di dire: ah, ma Achille secondo me non fa niente. Invece fare formazione, in qualche modo tenere unite le persone, anche spiegando: guarda che tu c'hai questo documento perché lui di là che te lo scrive, oppure c'è stato questo aggiornamento e quindi tu c'hai il documento aggiornato perché lui di là te l'ha aggiornato, significa fare da collante. Queste sono cose, per esempio, la formazione interna, che spesso vengono molto sottovalutate. Io lo sto vivendo adesso dal lato mio professionale come corpo docenti, cioè dilettanti allo sbaraglio, veramente proprio la corrida di Corrado. Molta disorganizzazione, io lo sapevo già perché i miei sono tutti e due genitori, infatti stentavo ad entrarci nella scuola perché sapevo che era un vuoto a perdere, ed infatti così è. Manca del tutto proprio la formazione e l'interconnessione tra le funzioni. Ma questo non perché la scuola dove stiamo è cattiva, non è una critica all'Istituto San Castrese, che tra l'altro è di amici miei, è una critica che, come ti dicevo, la vedevo già lì perché i miei lavorano da 40 anni, sono tutti e due insegnanti, quindi già sapevo che è proprio è dal MIUR C'è come una si dice, a Napoli si dice, disorganizzazione. da noi si dice il pesce puzza dalla testa, quindi quando mi dicono una cosa dall'inizio proprio non è cosa, vuol dire che inevitabilmente tutto il resto non sarà all'altezza. Però in generale vale anche comunque in molte aziende, anche dove sono stato, quindi non solo nella scuola. Perché spesso, vedi anche qua, il marketing, la parte diciamo strategica, è una questione di processo. Cioè, se io non ho strutturato bene l'assetto aziendale, è normale che poi si crea una disgregazione o una cattiva comunicazione, perché non l'ho proprio pensata. Quindi è normale che Juan sbaglia. Nessuno c'ha detto niente, se nessuno si è preoccupato di dirgli come doveva fare, è ovvio, mo Giovanni può essere un genio pure 360 giorni all'anno, ma 5 giorni sbaglierà. Chiaro. Vabbè, è Comunque, umano. sempre per quanto riguarda, diciamo, il lato umano delle aziende, un'azienda in cui il clima di lavoro è brutto, teso, non gratificante, non sarà mai una buona azienda, perché chi ci lavora andrà via alla prima occasione possibile e i clienti cambieranno fornitore appena se ne presenterà l'opportunità. Cioè, se in azienda creiamo come dire, un ambiente non malsano, no? Spesso ho visto purtroppo diversi cattivi imprenditori, anche devo dire. Se tu Vabbè, parli con anche la Giovanni, zona male di qua. me. Non so tu che cosa ti occupi. Io sono assistente alla poltrona, lavoro in uno studio dentistico, Ah, ma è sì, me lo sempre in prima dicesti. Fammi attesa. vedere se me lo sono segnato, tra l'altro. Tamara, eccoti qua. No, non me lo sono segnato, però me lo ricordo che me lo dicesti. Di dove sei? Non ho scritto proprio informazioni su di te, quindi facciamo un attimo questa mini intervista. Da dove sta? Dove sei residente? Bologna. Ah, sei di Bologna. Bene, Bologna, sì. bene. Ok. E quindi hai detto ti occupi di assistente. Studio odontoiatrico, non si chiama più Scriviamo assistente così. alla poltrona. Sì, adesso la Detta funzione. così, assistente alla poltrona sembravi, sai, tipo portaborse dei Tra politici, l'altro, cioè. Dimmi, dimmi. Sì, no, siamo, noi siamo, facciamo
tutto, siamo 360 gradi. Diciamo che uno studio dentistico senza un assistente non è impossibile, perché facciamo gestione dell'agenda, appuntamenti, richiami, sì, fatturazione, assistere il dottore, preparazione dei dottori, vabbè, ci sta in tutte le aziende questa parte, no, qua è una parte molto importante. Certo, ma l'assistente che fa? Deve tenere la lampada in mano, secondo loro, cioè secondo molta gente, invece quando si arriva è completamente diverso, come quando dice, ma fai la segretaria, ma sì, starà lì seduta sulla sedia tutto il giorno, dipende, ci sono segretarie e segretarie, Allora, io ho detto agli alunni, se vi trovate a lavorare in azienda, chi sa veramente tutto dell'azienda è una personcina che magari voi la considerereste, sai, quella sta là, fa quattro cose, la segretaria. Se è una brava segretaria, sa vita, morte e miracoli dell'azienda, di tutti quelli che ci lavorano dentro e dell'imprenditore. E sa come stanno veramente le cose, quindi anche le macchine, sì, anche i clienti, ovviamente, nel caso dello studio professionale, anche e soprattutto dei clienti, se pagano, se non pagano, a voglia. Anzi, è una collaboratrice estremamente preziosa, l'abbiamo anche analizzata come organo di staff, ho presentato la segreteria. Ascolta, il diploma come mai lo stai prendendo? Allora, diciamo, io ho frequentato fino alla classe. Sì, mi sento. Io ho frequentato fino alla quinta. Sì, ti sento. Nelle superiori, diciamo. E poi, quando è arrivato, diciamo, qualche mese prima dell'esame, avevo lasciato tutto e adesso ci sto. C'è un impianto, diciamo, perché faccio da tanto tempo questo lavoro e volevo provare comunque. A entrare a fare igiene dentale, diciamo, il mio lavoro è un lavoro qualificato che comunque qua adesso per farlo ti chiedono il diploma. E io sono riuscita perché avevo preso la qualifica come operatore della gestione aziendale e quindi in qualche modo ero riuscita perché già stavo lavorando e quindi è un, diciamo, per fare anche questo corso qua come assistente alla poltrona di studio odontoiatrico devi avere il diploma. Però quello che mi interessava a me era fare igiene dentale, quindi provare. Ok, quindi ti vuoi veramente proprio specializzare nella professione, cioè vuoi farlo proprio tu, insomma. Sì, ho una mia amica stretta che ha fatto igiene mentale, come igiene dentale, scusa, mentale è un'altra cosa. Dentale, sì, Ok, quindi ti serve sostanzialmente c'è anche il reparto dentale. Ok, dicevo, ti serve quindi per entrare all'università come concetto, questo è. Sì, guarda, Giusto? Il diploma ti serve un per numero poter entrare. Chiuso, sì, perché comunque è un corso numero chiuso, le materie sono completamente diverse, perché comunque c'è chimica, biologia e molta cultura generale più che altro, Sì. le domande per il test d'ingresso di E vabbè, quelli ammissione. sono i test psicoattitudinali, là si fa una preparazione a parte, diciamo. Ok, ascolta, va bene, io sto chiedendo non per farmi i fattacci tuoi, ma semplicemente perché comunque al presidente di commissione, quando si siede l'alunno, vorrei partire facendo un minimo di presentazione dell'alunno, chiaramente, degli obiettivi che ha, perché sta là e chiaramente poi della tesina che porta. Tu tra l'altro porti una tesina intermedia, quindi ti ho dato questa tesina in modo tale che tu possa ambire ad un voto anche un po' più alto. Quanti anni hai, se posso chiedere, tanto sei giovane? 30 Ok, 30 allora che vuoi? devo fare, sono dell'89. Beata te. Io ne ho fatti 10 in più qualche giorno fa. Quindi, come Beh, dai, hobby? adesso No, col 4 avanti è brutta storia. come Ascoltami, beh, come adesso hobby, di che hobby cosa hai? hobby Cioè, che cosa ti piace? Non so, trucco, sport, boh, dimmi tu, videogame. Beh, seguo molto il tennis. Tra l'altro volevo andare a Roma questa domenica, ma ho saltato tutto perché c'era la finale.
Questo è lo sport che seguo, diciamo. Ok, va Lavoro tanto, bene. quindi Allora, questa parte ad altro. Va bene. Allora, ritorniamo invece su quello che stavamo affrontando. Quindi torniamo sulla slide, diciamo, dell'aggregato di persone. Il 75% del tempo di un buon manager è impiegato nel comunicare agli altri che cosa fare. Cioè, più si sale, più il tuo lavoro diventa, tra l'altro, comunicare agli altri cosa fare. Quindi necessariamente bisogna saper gestire le persone, o comunque gestire le persone sembra brutta come una cosa da dire, sapere a che fare con le persone. Andiamo sulla slide successiva, quindi sistema di operazioni. Abbiamo detto poi che è un sistema di operazioni, no? L'azienda. Ci sei? È Sì. la slide dove c'è il tipo che preme su questa rete di contatti. Allora, ogni azienda compie un gran numero di operazioni di tipologia diversa e collegate le une alle altre. In senso contabile, ecco qui la parola operazione comincia già a darci un connotato di contabilità, perché sono operazioni quelle che vengono rilevate poi in contabilità con la partita doppia. Scusami, quindi quando tu hai abbandonato il quinto anno era una ragioneria quella che stavi seguendo? Oppure. Cioè, Allora, che tipo di sì. percorso di studi è quello che hai abbandonato? Sì, tipo Un la ITC? è professionale. Sì, era allora Ragioneria Sinio, sì, ho fatto Ok, un istituto tecnico della gestione professionale. aziendale. Tecnico della gestione aziendale, ho Perfetto, perfetto. seguito Ragioneria. Quindi tu comunque diciamo Tecnico partita, gestione quindi la partita aziendale. doppia tu sai che cos'è? Partita doppia già Sì, sai che quella con i cos'è, giusto? quattrini, quella con quella con i Sì, quattrini, ok, dare, avere. perfetto. Perfetto, perfetto. No, te lo chiedo, allora fammi vedere un attimo che cosa hai portato. Questo io non lo sapevo, se l'avessi saputo prima. Vediamo un attimo, Tesine. Dunque, tu hai scelto come domande la sua. Ah, partita doppia. Sì, allora forse ce lo siamo anche detti. Perfetto, perfetto. E quindi tu, le due domande, quindi partita doppia, scrittura d'acquisto e la scrittura sulla plusvalenza del fiorino. Vai proprio liscio, vai tranquilla, giusto? Sì, l'ho fatto tantissimo tempo fa, Sì, vabbè, quindi io devo voglio dire, essere le risposte ci abbastanza. stanno, quindi già, ce l'hai già scritta, insomma, le risposte, quindi non è un problema. Si tratta solo di rispolverare. Ok, perfetto, così torniamo sulla slide. Scusami per le interruzioni, ma chiaramente siamo in fase di completamento, quindi tutto quello che c'è da poter approfondire lo approfondisco. Allora, quindi dicevo, la parola operazioni ci porta chiaramente alla contabilità e alla rilevazione. Operazioni di che tipo? Abbiamo visto operazioni di acquisto, di trasformazione e di scambio, quindi di vendita. Quindi ci sono delle figure che tu avrai forse avuto modo, no, nello studio deontoiatrico sicuramente no, però in diverse aziende. Per gli acquisti chiaramente si fanno più operazioni d'acquisto e magari c'è un buyer oppure un responsabile acquisti, così come invece per le vendite, soprattutto di servizi dove c'è quasi sempre una rete agenziale, ci sono gli agenti di vendita, no? Ci sono i consulenti vendita. Quindi. Sì, ma anche noi assistenti ci occupiamo degli ordini, abbiamo il contatto con i fornitori, quindi cioè, Nel caso è dello studio diciamo. tempistico, chiaramente gli acquisti sono molto limitati, non è che stai tutti i giorni a dover comprare barre d'acciaio e a vedere quale fornitore le vendi al prezzo più basso. No, fa facciamo, È chiaro che facciamo, tu un hai. ordine alla, uno, facciamo un ordine alla settimana di tutto il materiale di consumo che serve Esatto. non. Certamente. Oddio, sicuramente anche a pensarci poi in uno studio ci sono sicuramente tanti piccoli strumenti, sonde, che ne so, i cosi dei trapani, quindi sicuramente avrai effettivamente ogni settimana, mo ci vuole un acquisto comunque complessivo di rifornimento da fare. Sì, Ah, anche insomma, per io mi quanto riferivo riguarda a società che chiaramente le lavorano.
le frese, gli specchietti, tanti strumenti non sono eterni, si rompono, si graffiano, Sì. quindi sei sempre lì ai vari fornitori per Molti sono comprare. monouso per una questione di igiene, chiaramente, quindi sì, assolutamente. Sì, Non tovaglioli, era inteso nel senso di delegittimarti, ma semplicemente nel fatto che uno studio professionale solitamente ha una gestione, come voglio dire, che può essere ancora artigianale, cioè fatta da una persona perché è settimanale, mensile. Mentre invece ci sono le grosse società dove la figura del responsabile d'acquisti, quello ogni giorno deve anticipare gli acquisti per il giorno successivo o per i 2 giorni dopo, perché magari c'è l'officina e quindi se si fermano gli acquisti dei materiali si ferma la produzione e si fermano contemporaneamente anche le vendite. Quindi diciamo lì è un ciclo continuo, però nello studio professionale vale uguale come concetto. Allora, andiamo avanti perché l'altra cosa importante, e qui arriviamo finalmente alla slide di Maslow, che avevamo visto prima, diciamo, nella slide della tesina, è che dicevo è sostanzialmente la slide suprema, perché per me questa è la slide più importante del corso, probabilmente anche non solo del corso, perché ci consente anche di fare una buona autoanalisi, quindi è un buon viatico anche per una nostra crescita professionale, scusami, personale, al di là di quella professionale, cioè proprio come comprensione e autoconsapevolezza di se stessi, cosa che dovrebbero fare un po' tutti, ma purtroppo fatichiamo ad innovare anche in questo nella istruzione. E quindi vediamo questa scala di Maslow, che è una scala di bisogni. Abbiamo detto se non c'è il bisogno, non c'è il prodotto. Se non c'è il prodotto, non c'è la produzione, non c'è la vendita, quindi non c'è l'azienda. Quindi tutto parte dai bisogni. Quindi quali sono questi bisogni che Maslow ha studiato sulle persone felici? Allora, lui ha identificato 5 bisogni, che sono quelli che vedi scritti in bianco. Quindi la teoria di Maslow si ferma all'autorealizzazione. La trascendenza è un pezzettino che ci ho aggiunto io perché ho visto, cercando, diciamo, immagini su Google, che diversi avevano implementato la teoria di Maslow aggiungendo questo triangolino con trascendenza. Ora, siccome io, come ci vuole, facendo autoanalisi, mi colloco molto su autorealizzazione e appunto trascendenza, mi è piaciuto inserirla anch'io. Però devo dire ad onor del vero che la teoria di Maslow si ferma all'autorealizzazione, va bene? Come vedi, sono ordinati in senso crescente, però dobbiamo fare attenzione perché non è che quelli che stanno più sopra sono più importanti di quelli che stanno più sotto. Non è in questo senso che si parla di piramide di Maslow. Come giustamente ha rilevato un alunno quest'anno, sono ordinati in ordine di nobiltà d'animo. Ok? Cioè quelli che stanno più su sono più nobili come bisogni da soddisfare rispetto a quelli che stanno più giù. Ma l'intensità può essere identica. Cioè, prendiamo per esempio i bisogni fisiologici. Se io ho fame, no? E io non penso ad altro, oppure se come mi è capitato a Natale sto con le No, coliche e mi fa male costantemente, io non perdi riesco. anche la stima. Non riesco. Sì. No, ma non ci arrivi proprio, nel senso che io non riuscivo neanche a leggere un giornale o a guardare un video perché mi faceva male. Cioè, l'unico pensiero che avevo, mamma mia che male, mamma mia che male, mamma mia che male. Quindi l'intensità del bisogno, in questo caso un bisogno di salute, può essere estrema e portare anche all'assassinio nel caso della fame, no? Cioè, se tu diciamo, sei affamato e c'è soltanto un altro individuo sulla stessa isola, non c'è altro, e tu chiaramente arrivi al cannibalismo pur di mangiare, no? Quindi diciamo Certo. l'intensità non deve essere confusa con l'ordine della Speriamo di non arrivare al cannibalismo, però insomma il concetto è quello. Allora, quindi alla base abbiamo i bisogni fisiologici. Intanto, allora, considerato anche la trascendenza, ne sono 6 su tutta la scala. E come vedi, sono distinti a due, quelli i più in basso, fisiologici e sicurezza. Se guardi il trapezio a destra, li definisce bisogni primari. Lo dice la parola stessa, sono appunto bisogni. Non ho Sono capito. bisogni primari, arriva dopo la voce, non so perché.
Forse la connessione lo fa. Certo. Allora, tra gli Beh, esami Bologna e primari Napoli abbiamo sono quindi lontani. fisiologici di sicurezza, quelli di fisiologici. Beh, insomma, ci sono persone che vengono più lontano di te, cioè, ci sono anche persone della Ci Valle mette un d'Aosta. po' finché arriva dall'altra Infatti è parte. stato anche divertente il corso. Allora, dicevo, i bisogni fisiologici sono veramente quelli più basilari e più facili da capire: fame, sete, sonno, cibo, sesso, riparo, quindi veramente proprio la sopravvivenza. Ok? Mentre quelli di sicurezza, okay, quelli fisiologici sono molto importanti per un ulteriore motivo, perché sono quelli su cui però le nostre strutture, diciamo, percettive si fondano. Non ci scendo, se no veramente non andiamo avanti, o magari lo possiamo approfondire dopo. Però, sostanzialmente il nostro soggetto decisore, chi prende veramente le decisioni nel nostro cervello, è quello che alcuni chiamano l'old brain, cioè il vecchio cervello, quello ancestrale che sta dietro e che ragiona veramente come il selvaggio, cioè pallino verde, pallino rosso, pericolo, fame, quindi tutto quello che è di primaria importanza per la sopravvivenza. Questo agisce in maniera subliminale, questa è la cosa grave e che bisognerebbe studiare e in qualche modo rendersi autoconsapevoli di questa cosa qua. Cioè, io ho fatto all'inizio del corso un corso di comunicazione visiva e di comunicazione non verbale ai ragazzi, proprio per dire come si fa la tesina e come si comunica, come si tiene una performance, no? Quindi anche l'orale, quando venite a fare, che è una performance l'esame di Stato. Nel linguaggio non verbale contano tantissimo certe cose. Se dall'altra parte un soggetto è cinestetico, cioè utilizza soprattutto olfatto, gusto e tatto come sensi, più degli altri, quello c'è il cerchio stretto, quindi scusami, c'è il cerchio abbastanza ampio. Quindi se tu entri, ovvero ti sporgi verso di lui, magari gesticoli nella sua direzione, quello si sente aggredito. E allora il vecchio cervello accende pallino rosso, avverte pericolo e da quel momento in poi qualsiasi comunicazione è perduta, ormai è finito. Cioè, devi cercare di recuperare la distanza, ritranquillizzarlo, perché altrimenti non ascolterà nulla di ciò che dici. Chiaro? Soprattutto le donne, spesso. Le donne sono molto cinestetiche. Ok? Non scendo nei dettagli perché ci sarebbero altre cose da dire, ma insomma, quante cose dobbiamo vedere? Finiamo di vedere già il primo capitolo e così completiamo l'argomento di economia aziendale. Quindi, però, è importante sapere che i fisiologici, per quanto possano sembrare banali e stupidi, intanto possono essere estremamente intensi, tanto da portare alla morte o all'uccisione. Quindi, già questo lo definisce. In secondo luogo, sono strettamente collegati al vecchio cervello, quindi alla nostra parte subliminale. E quindi, voglio dire, in qualche modo la natura ci ha dotato di questo sistema chiaramente per garantirci la sopravvivenza. È chiaro? Cioè, noi siamo settati per la sopravvivenza, il resto viene dopo. Infatti, il bisogno successivo che vediamo è quello di sicurezza. Il bisogno di sicurezza. Questa è la domanda che mi hanno sbagliato tutti alla prova, diciamo, al compito. Perché io avevo detto l'uomo tende sempre al miglioramento. È falso. Ed è falso soprattutto proprio per il bisogno di sicurezza. Cioè, non appena l'essere umano è in condizioni di sopravvivenza, ciò che fa non è quello di cercare di migliorare la sua situazione, ma è recintare quello che ha. Cioè proteggere lo status quo. Se io finalmente, diciamo, sono riuscito a sopravvivere al naufragio e io, insieme ad altri 5-6 naufraghi, cominciamo a coltivare i pomodori, comincio a mettere il recinto intorno al nostro orto e su 5, 6, 10 persone, 7 probabilmente vorranno restare lì e gli va bene così.
Solo uno, due forse diranno, ma io voglio andare a vedere se ci sono cinghiali, vado a caccia. Ed escono dal recinto per andare verso l'incerto e chiaramente verso i pericoli. Ecco, Ma l'imprenditore è quello quello lì. invita a rimanere nel proprio comfort zone. Esattamente. Bene, il comfort zone mi piace molto perché già entriamo pure nel più psicologico. Ed è vero, la maggior parte delle persone resta nella propria comfort zone. A dimostrazione di quello che stai dicendo, se tu leggi sempre sulla destra nel trapezio, tra i bisogni di sicurezza leggi lavoro, leggi reddito. Ma qui lavoro sto intendendo i 1.000 euro. La maggior parte la vive, vivacchia e si sacrifica e si fa 1.000 problemi per arrivare a fine mese e basta, come se la vita fosse solo questo. Ok? Bontà loro. A me non è mai piaciuto come approccio. Io spero No, di riuscire neanche a me. fare il massimo di quello che sono le mie potenzialità. Poi, se sono potenzialità che valgono 1.000, magari valgono 300 o valgono 0, però Tipo il può darsi che caffè. valgono pure 10.000. Cioè, perché devo ragionare come gli altri vogliono per paura di quello che c'è fuori dal recinto? Io Tipo vado. il caso mio che comunque vorrei provare a entrare in igiene e quindi fare qualcosa di più e non Esattamente. accontentarmi del lavoro. Però dobbiamo sempre Certo. tenere presente che la percentuale oggettiva, cioè anche se noi siamo, come dire, degli avventurieri, dobbiamo tenere presente che la realtà matematica dei fatti è che su 10, 7 resteranno alle spalle. Quindi se tu ti avventuri, non contare sul fatto di riuscire a coinvolgere tutti gli altri 10. Se ti va bene, ne incontri altri due. È chiaro? Spesso magari sei l'unico, perché magari su quel campione lì è capitato che tu sei l'unico che ha quella, sì, quella indole di scoperta. È chiaro? E quindi i bisogni di sicurezza rappresentano oggettivamente un intralcio e una resistenza al cambiamento. Chiaro? Questo deve essere chiaro. Allora, in questi bisogni ci abbiamo fatto rientrare anche l'autodifesa, vado in palestra perché voglio diventare più bello, ok, ed è un altro bisogno, probabilmente di stima, no? Se invece c'è di autostima in quel caso, però seguo un ideale di bellezza, vado al corso di box perché nel caso in cui dovessi incontrare un energumeno o qualcuno che mi vuole fare del male, io so proteggermi. Bisogno di autodifesa. Vedi, l'esigenza è risolta dallo stesso servizio a palestra, però i bisogni sono diversi. Bisogni diversi significa target diversi e target diversi significa marketing mix diverso, quindi comunico in maniera diversa. A Gino che ha una paura diciamo, di non sapersi difendere, farò vedere il bodybuilder bello pompato perché sarà attirato dai muscoli e quindi la mia locandina gli dirà vieni da me così anche tu farai i muscoli e sarai bello pompato. E, già se ti devono aggredire ci pensano due volte, ok? A Giovanna, che invece ha un'esigenza di trascendenza, di spiritualità, di meditazione, vendo il corso di yoga e chiaramente lo comunico con la ragazza che sta facendo il saluto al sole davanti che ne so, al lago. Ok? Vedi, sono servizi della stessa azienda, palestra, ma su target diversi. Uomo, donna, bisogni diversi, autodifesa, trascendenza. Quindi se noi non comprendiamo i bisogni, non comprendiamo nemmeno le diverse sfaccettature del nostro prodotto o servizio che dobbiamo vendere e quindi non comprendiamo come venderlo, come posizionarlo, come comunicarlo. Quindi la slide di Maslow, ripeto, è veramente importante. Lo stesso prodotto o servizio potrebbe sottintendere anche più bisogni diversi che vanno trattati in maniera diversa. Chiaro? Chiarissimo. Allora, ci ho messo anche vestiario, vestiario qua inteso non come la borsa di Prada, vestiario a livello di Adamo ed Eva, cioè devo un attimo tutelarmi, devo mantenere un minimo di decenza, allora mi vesto, ok? Quindi la t-shirt da Alcott 5 euro, in questo senso qua sta vestiario e abbigliamento. Poi abbiamo i bisogni invece, vedi, i bisogni primari sono incentrati sul sé, cioè scusami, sull'io, sull'individuo singolo.
la singola persona. Invece, stima e appartenenza sono bisogni che riguardano, sono bisogni sociali, perché attengono al mio ingresso nella società. Cioè, una volta che io sono autosufficiente e sono quindi sicuramente in una situazione di sopravvivenza, cosa succede dopo? Che voglio entrare nella società, voglio comunque relazionarmi bene con gli altri. Stima e appartenenza, in realtà non c'è una grossa differenza tra i due, è solo qui sì, è una questione di intensità del non del bisogno, della tipologia. La differenza tra amicizia e amore, infatti il bisogno di amicizia io lo metto in appartenenza, riconoscimento familiare, cioè voglio sentirmi riconosciuto nella famiglia, se la mia famiglia mi considera come la pecora nera, come quello che non vuole mai fare niente, o quello che non è buono a niente, chiaramente ho problemi. Che cos'è quell'esigenza? Che cos'è un'esigenza di bisogno di appartenenza? Il bisogno di appartenenza può essere anche estremamente intenso anch'esso. L'esempio pratico ce l'abbiamo sotto gli occhi, soprattutto noi della nostra generazione. I like su Facebook o comunque sui social sono una palese dimostrazione di un'esigenza di appartenenza. Cioè, se mi mettono tanti like, ah che bello, perché cos'è quella sensazione che è bello, che ti piace quando vedi che c'hai 50 like sotto al post? Perché ti senti riconosciuto, cioè senti che gli altri hanno gradito un tuo contenuto, quindi ti ritengono, tra virgolette, intelligente. Allora tu hai questa sensazione di benessere, ma in realtà questa cosa sta soltanto soddisfacendo il tuo bisogno di appartenenza. Tutti ne abbiamo di bisogno di appartenenza, tranne persone che sono psicolabili o comunque diciamo che hanno disturbi particolari. Che no, io la mia migliore amica per 9 anni era una persona con sindrome di Asperger, 8 sintomi su 12, quindi una psicopatica che non conosceva emozioni, però quindi dice sì, frequento gente strana, mi si avvicina gente strana, però insomma era palese che avesse un disturbo, voglio dire, la maggior parte delle persone, giustamente, proprio per i ragionamenti che abbiamo fatto prima, no? Delle persone, l'azienda è un insieme di persone, vivere civile, vivere sociale è la base dell'essere umano. Se ci dimentichiamo questo, siamo pronti per essere sostituiti dalle macchine. Cioè, le macchine stanno già qua, sto parlando delle intelligenze artificiali. Quindi, se perdiamo il nostro vero elemento distintivo, che sono le emozioni, ciao. Comunque, andando avanti, anche questo lo dice Galimberti, non è che lo dico io, bisogno di appartenenza, per esempio l'affetto, l'accettazione, l'amicizia. Un altro esempio tipico di bisogno di appartenenza è lo stadio, il tifo. Cioè io tifo per una squadra perché così mi sento membro di una grande famiglia allargata, no? Quando indosso la maglia del Napoli o stringo la bandiera, sto in qualche modo dicendo che bello, ho tanti fratelli, ok? È la base del community management, quindi tutti gli appassionati di pesca, tutti gli appassionati di nautica, tutti gli appassionati, che ne so, dei monster truck, oppure il concerto, pure la stessa cosa, andare ai concerti, ci si va perché ci si sente legati assieme ad altri che apprezzano lo stesso cantante, che evidentemente con le sue canzoni tira fuori degli argomenti o dei valori che senti condivisi con gli altri. Quindi tutte queste, vedi come comunque sono cose importanti, perché una persona, un cantante o un calciatore, una squadra che attirano 80.000 persone la domenica o in un giorno particolare, vuol dire che è un'esigenza forte. Stima è un pizzico superiore. Nei bisogni di stima ti ho messo, come puoi vedere, ricevere amore, rispetto, autostima, bellezza, status, forza, libertà e autocontrollo. Come puoi vedere sono addirittura proprio dei valori, no? Li potremmo identificare, molti di questi sono dei valori. Cioè vivono, direbbe Platone, nell'iperuranio, nel mondo delle idee. Bellezza, per esempio, qua è inteso non nella maniera frivola, tra l'altro è una cosa che riguarda anche la tua tesina, infatti poi porti, mo ci vuole, porti in inglese John Keats e Ode all'urna greca, quindi quale esempio migliore? Che fortunatamente la professoressa di inglese, pur facendo inglese commerciale, ha avuto piacere di sviluppare questo tema che proponevo e che tu quindi imparerai.
La bellezza qui è vista proprio a livello filosofico come ideale e come via per cioè come via di conoscenza della verità, come via verso Dio, come momento di elevazione dello spirito. E quindi il bisogno di bellezza, che a volte viene un po' banalizzato, no? In realtà è una roba forte. La ragazzetta che sta comprando, che ne so, l'abito di 400 euro di Prada per andare a ballare, no? E che è un po' chetta, ah, Giuliva. Sì, è giusto criticarla perché probabilmente, diciamo, non ha ancora inteso bene a livello cosciente il concetto di bellezza, lo segue per imitazione, quindi effettivamente per valori effimeri. Però da un punto di vista concettuale, quella sta inseguendo un ideale importante. Ed è un ideale importante non solo per lei, ma anche per Prada, Armani e quant'altri, cioè gli operatori del lusso, perché anche loro sono alla ricerca ancora della bellezza. Altrimenti, se avessero finito, Prada avrebbe detto: cari signori, questo è il vestito da qui all'eternità, è così, è rosso, questo è il taglio, perché questo è il vestito perfetto. Invece no, ogni anno anche loro si siedono ai tavoli per decidere qual è il colore moda di quest'anno, qual è quello che interpreta meglio, che ne so, il mood della società e che quindi si porterà in questa nuova stagione. Quindi, come vedi, anche loro che sono i fautori dei prodotti di bellezza sono a loro volta alla ricerca di questo ideale, lo stanno, cercando di inseguire. Quindi il valore della bellezza che tu, essendo donna e trattando la tesina di amore, chiaramente è un bisogno importante. Nella poesia di Keats, che è Ode all'urna greca, tu hai avuto modo di studiarla o di leggerla già? Ok, In inglese sì, l'ho letta. lì per esempio, raccontandola brevemente in italiano, questa poesia che cos'è? È la descrizione di quest'urna. Di questa, che immaginiamolo come un vaso, sostanzialmente un'anfora più che altro, greca, dove praticamente ci sono delle raffigurazioni, quindi di varie scenette. Quella che diciamo solitamente si discute di più è quella del fanciullino che sta per baciare la ragazza, e quindi in questo momento di tensione amorosa ci si chiede se è meglio il fatto di averlo rappresentato e bloccato lì, quando sta ancora per baciarla, quindi non la bacerà mai, però sarà sempre vicino e quindi questa tensione amorosa dura in eterno, oppure se non fosse stato meglio che il fanciullino la bacia e quindi brucia la passione e poi però finisce, ok? E la poesia di Keats finisce con quel bellissimo verso, in realtà ne sono o due o quattro, dove dice: Beauty is fruit, truth is beauty, this is all that we know and all that we can know, o una roba simile. Cioè, la bellezza è verità, la verità è bellezza, questo è tutto ciò che sappiamo ed è tutto ciò che è dato, che ci è dato sapere. Quindi, ripeto, la bellezza vista come via verso l'illuminazione, ok? Quindi, vedi la slide di Maslow da quanti contenuti poi tira fuori, perché veramente spiega la psiche, diciamo, umana. Di tutti, quindi poi ognuno di noi è più sensibile ad un bisogno piuttosto che a un altro, magari anche a seconda dell'età o a seconda dei contesti, del momento. Però parla di qualcosa che è veramente molto intimo. Perché poi ho messo ricevere amore qui nei bisogni di stima? Cioè ho fatto una distinzione tra ricevere amore e dare amore, perché tutto sommato ricevere amore è più facile, ok? Quindi intanto perché stima e non appartenenza? Nell'appartenenza ci ho messo gli amici. Io ho il mio migliore amico che sta a Milano, e per tanto tempo è stato lì a Ravenna, vicino a Bologna, e io so che lui c'è. Magari ci sentiamo, ci videochiamiamo, però voglio dire, l'amicizia tu la dai un po', non per scontata, perché pure sarebbe sbagliato, però non hai bisogno di viverla tutti i giorni per forza, ok? Non c'è un progetto di vita. Mentre invece quando tu parli d'amore stai parlando, amore non intendo l'infatuazione, amore intendo quando tu la persona l'hai conosciuta, almeno per un anno, hai terminato la fase di idealizzazione dove lui sembrava o lei sembrava il meglio possibile, Dio sceso in terra, hai capito che invece è un essere umano con un'enormità di difetti e
però li hai accettati o magari li ritieni, come dire, sostenibili a fronte dei pregi. O addirittura, se sei una persona stavolta che ha bisogno dello psicologo tipo me, te ne innamori, cioè quei difetti a te piacciono. A me, alcuni aspetti della mia migliore amica che ti dicevo, per me erano una goduria perché erano un punto di vista talmente anomalo e diverso da quello degli altri che inevitabilmente mi ci sono affezionato, comunque li ritenevo dei valori. Quindi la capacità di saper stare da soli, anche se la società ti dice di fare diversamente, ma quello attiene a un mio adolescenziale modo di ribellione. Lasciamo perdere queste cose che non ci interessano. Però dicevo, quindi l'amore sto parlando nel senso di quello scelto, dove c'è quindi della maturazione del sentimento, dove c'è una componente anche molto razionale, per la quale tu scegli di stare con quella persona e scegli di farci un progetto di vita assieme. E allora questo chiaramente è nettamente uno step successivo rispetto all'amicizia, ti pare? In questo, comunque, diciamo che ricevere amore è più facile, o quantomeno è meno nobile rispetto a dare amore. Dare amore è un'esigenza per me da autorealizzazione. Cioè, sto parlando di quel tipo di amore che tu dai a prescindere. Cioè, anche se non è corrisposto. Quindi amore Ok. incondizionato. L'amore incondizionato, che è tipico quello della mamma verso il figlio, per esempio, quello è per autorealizzazione. Cioè, tu fai così perché ti piace fare così, senti la necessità di fare così e basta. Se poi torna o non torna, è relativo. Tu intanto lo fai, ok? Quindi l'autorealizzazione, che quindi stiamo parlando dei bisogni ancora più alti, infatti vedi che autorealizzazione e trascendenza, ti dico, sono bisogni del sé. Cioè, quindi bisogni primari sono i bisogni dell'io, diciamo, dell'individuo, banalmente. Bisogni sociali, del suo ingresso in società. Poi a un certo punto c'è l'individuo che riflette su se stesso, quindi bisogni del sé. Qua veramente bisognerebbe fare poi degli approfondimenti di natura psicologica barra spirituale, sciamanica, però lasciamoli perdere. Mi interessa che arriviamo quantomeno ad autorealizzazione, perché nell'autorealizzazione, per esempio, quasi tutti gli inglesi, no, gli americani, che poi teorie nascono in America, dicono dell'autorealizzazione semplicemente questa definizione: the best way you can be, cioè il tuo modo migliore di essere. Quella per loro la identificano con l'autorealizzazione. Io qui ho cercato di esploderla con dei concetti un po' più concreti. Quindi, per esempio, quando dai amore, oppure quando ti prendi cura, ecco, come ci vuole, prendersi cura di un amico o di un animale o di un figlio è sicuramente un bisogno di autorealizzazione. Proteggere, guarda come sono diversi. In sicurezza avevamo essere protetti, no? Io recintavo per, come dire, per essere protetto io. Invece in questo caso, bisogno di sicurezza, io faccio il piantone davanti al recinto, piuttosto mi faccio uccidere io pur di salvare la mia famiglia che è dentro. Quindi è un bisogno, successivo, inevitabilmente più complesso. Altri bisogni di autorizzazione: conoscere, creare, costruire, un bisogno di originalità. Io ce ne ho avuto spesso tanto. Queste stesse slide ne sono una dimostrazione, perché sono slide che ho creato io. Essere la versione migliore possibile di se stessi. Questo è l'autorealizzazione. Facciamo un passando giusto su quelli di trascendenza. Semplicemente, a un certo punto, quando tu sei a quel livello, ormai hai avuto accesso a quel livello di esigenze, a un certo punto ti distacchi dal te stesso umano. E quindi ti rendi conto di essere una goccia nell'oceano, fondamentalmente ti guardi da fuori, quindi parlo di viaggi astrali, e non ti interessa nemmeno più tanto della tua vita, che è ormai, come io dire, è comunque materiale e finirà, e ti rendi conto sostanzialmente sei il vento che soffia e basta. Però queste sono, diciamo, cose successive. Abbiamo fatto comunque un esempio concreto con lo yoga, cioè. Io ormai evidentemente ho raggiunto una consapevolezza, un'autocoscienza tale per cui sì, del lavoro mi interessa, ma relativamente, persino addirittura della famiglia mi interessa, ma relativamente, ma soprattutto persino di mente mi interessa ormai in maniera, come dire, visibile, perché ormai ho capito determinate altre cose e vivo già
nell'aldilà, potremmo dire. Quindi questa è l'esigenza di trascendenza. Ne parla Kierkegaard come filosofo, il terzo step dell'uomo, l'esteta giovane adolescente, il secondo è l'uomo, l'adulto, e quindi Don Giovanni, poi l'adulto, e poi il terzo step è l'Abramo, il salto nella fede. Io non sono tanto per la religione intesa in quel senso là, però il concetto ricalca. Ok, quindi questa slide spero di averla esplosa bene, anche perché, come avrei capito, è tra quelle che mi piacciono di più anche di discutere e che vorrei che mi venisse raccontata, non con un'ora e mezza di dialogo come me, però insomma che mi argomenti bene questa slide, va bene? Benissimo, sì. E poi concludiamo con, ma giusto per completezza della definizione di azienda, con circuito di produzione. Quindi abbiamo detto che poi l'attività dell'azienda si sostanzia in questo famoso circuito della produzione, che è questo complesso di azioni coordinate. Sono sulla slide quella successiva, la 9, quella con i macchinari, sì, 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 con le rotelle. Azioni coordinate che consentono la trasformazione quindi di fattori produttivi in prodotti. Come vedi, il ciclo può essere suddiviso in queste cinque step, che poi in realtà sono tre gli step, sono quelli blu. Acquisto dei fattori produttivi, combinazione produttiva, vendita di prodotti, ok? Nel tuo caso acquisti i macchinari, insomma, comunque diciamo le punte per il trapano, eccetera, il dottore, il dentista le monta e in qualche modo rende il tutto operativo e fruibile, e quindi vende la sua prestazione professionale, ok? Quindi acquisto, combinazione e vendita. Nel campo dei servizi è tutto un po' più sfumato, perché chiaramente non ci sono i macchinari, come dire, la catena di montaggio, però vale comunque anche per i servizi. In rosso che cosa abbiamo? Dove compro i fattori produttivi, cioè sui mercati di approvvigionamento, ovvero dai fornitori, e invece dal lato della vendita abbiamo i mercati di collocamento di sbocco, cioè dove vendo i prodotti ai miei clienti. Chiaro? Quindi molto semplice. L'ultima slide, questa slide diciamo sul continuum del circuito produttivo, insomma la possiamo anche saltare, nel tuo caso non ci interessa, e poi procede il primo capitolo, ma la nostra discussione è bella che è finita qui al circuito della produzione, perché col circuito della produzione abbiamo finito quei cinque concetti che abbiamo detto, abbiamo veicolato nella definizione che abbiamo dato d'azienda. Ok. Quindi ti puoi fermare se ti vuoi segnare da qualche parte, vuoi segnare fino a pagina 9, capitolo 1 fino a pagina 9. Bene. Io dovrei studiarmi tutto fino alla pagina 9 compreso. Sì. Giusto? Sì. Ti ho anche dato, come dire, il consiglio per imparare queste slide facilmente, perché io quando penso le slide le penso sempre per gli alunni, o meglio per me da alunno, cioè io come sarei felicitato a imparare, visto che tra l'altro non ero bravo a memorizzare, quindi dovevo farmi questi famosi schemi, e poi però tutti gli altri alunni hanno trovato molto utili e facili, intendo i miei colleghi all'epoca all'università, okay, cioè i miei appunti piacevano perché erano molto schematici, proprio perché io basavo molto la memorizzazione sulla memoria visiva. E allora, sì, come hai potuto vedere nelle slide, come dire, quelle normali, io utilizzo quello sfondo grigio molto neutro per poterci scrivere bene sopra. Poi, siccome questi sono cinque concetti di un'unica definizione, hai visto che però hanno ognuno una slide riservata, quindi A, B, C, D, E, sono numerate, e poi ognuna di esse dietro c'ha un elemento grafico dominante, lo sfondo, che ti può aiutare di memorizzarlo, ok? Quindi la slide numero 1 è quella del bambino con l'aeroplano, la slide numero 2 sono le mani delle persone, il patto, diciamo, tra i colleghi, la slide numero 3 è il sistema di operazioni, questa cosa, diciamo, dove ci sono più elementi, la slide numero 4 è quella dei bisogni di Maslow, ne abbiamo parlato talmente tanto, ma poi piramide la identifica di per sé, comunque, se anche non dovesse sovvenirti la piramide blu, la slide con la cucca felice, perché parla delle persone felici, cioè questa cosa è venuta fuori dall'analisi di persone che si ritenevano soddisfatte, e la E, circuito della produzione, ci sono i macchinari dietro, quindi più facile di così non saprei come
No, ma va benissimo, assolutamente. Io dovrei quindi stamparle così a colori e farle, ma anche sui fogli normali. Ma non le stampare che spendi un sacco di inchiostro. Cioè, se le vuoi stampare, stampare bianche e nere, magari le puoi stampare dalla copisteria. Spendi 20 centesimi No, di tutto, non ti non metto. Non buttarle stampare a così. colori di Questa... casa perché ti consumano. Mi Quindi senti? questo è per quanto riguarda l'orale, quindi l'esame orale. Sì, il materiale che ti ho dato io, questo che abbiamo appena visionato, diciamo, del corso di economia aziendale, queste 9 slide, non le stampare, ti sto dicendo, perché sennò sprechi un sacco di inchiostro, hai capito? Ma per l'esame, quindi abbiamo detto che una ce l'ho io sotto mano e l'altra il professore, giusto? Per Se ho capito l'esame male. devi stampare duplice copia delle slide L'amore infinito. Quella sì, l'amore ovunque, scusami. Quella Ah, sì, solo quello, quella la solo stampi a quello colori. l'amore ovunque. Capito? Ok, sì. Cioè, il materiale da cui studiate, ragazzi, voi non lo dovete cacciare all'esame. Cioè, se voi dovete cacciare, ma dovete ripetere voi, stampatelo bianco e nero eventualmente. Non Sì, sì, funziona. sì, sì. Quello che deve essere stampato a colori, ma per fare una bella figura e dare uno strumento anche di presentazione, no? E di aiuto ai docenti e al presidente di commissione è la tesina, che nel tuo caso non è solo la mappa concettuale, ma c'è proprio, ci sono slide per slide, ok? La maggior parte delle altre tesine hanno avuto soltanto la mappa concettuale, capito? Sì. Cioè, tu hai avuto un lavoro fatto meglio, diciamo, più per chi vuole andare verso un voto più alto, capito? Ok. E allora, Allora, questo è quindi, per quanto torniamo sulla faccia del nostro bravo Abraham Maslow, quindi slide numero 4 della file Lavori ovunque, quello che devi stampare, la tua tesina. allora aspetta, ritorno qua. Dov'è? L'amore ovunque. Quindi siamo sulla slide 4, economia aziendale. La definizione di azienda l'abbiamo vista, di Maslow abbiamo parlato, possiamo andare alla slide 5, che è matematica. Questa qua di matematica noi però ce la saltiamo perché fondamentalmente non c'è all'esame la professoressa di matematica. Ok, quindi passiamo appresso. Inglese, beh, l'abbiamo discusso prima nell'ambito della bellezza di Maslow, abbiamo parlato già, diciamo, dell'Oder Blume greca. Bello perché tra l'altro fammi vedere un attimo una cosa. Speriamo che non capitate, sì, qua niente di meno. Siete in tre a portare sta cosa e siete tutte quante uno vicino all'altro. Gordon, Lanzarenku, questo sei tu. E poi invece, vabbè, Naretto che viene un po' più avanti, ok. Vabbè, comunque, Che non va bene questo. andiamo. Io Non avrei va bene preferito che, visto che questo. siete solo in tre a parlare di bellezza, magari collegandola anche all'inglese, avrei preferito che fosse distante, più distante, insomma, in giorni sicuramente diversi. Può darsi comunque che siete in giorni diversi, Ah, ok. pure se Ma non lo siete, chi se ne perché frega, l'orale insomma. dell'esame quando è il 16 giugno, 18, quando è? Allora, dal 16 cominciano le sedute d'esame. Noi ci riuniremo il 14, io, il presidente e gli altri docenti per fissare il calendario. Ora, noi siamo stati abbinati con un altro istituto professionale, il Minzoni, che tra l'altro è proprio fuori casa mia ed è dove insegna mia mamma. Praticamente faremo prima, cioè faranno prima gli esami i 17 alunni di questa classe del Minzoni e poi cominceremo l'esame. Chiaro. Quindi con ogni probabilità i nostri esami inizieranno intorno al 21, lunedì 21 dovrebbe essere la data di inizio dei nostri appelli. Chiaro? Sì, Però chiaro. il giorno preciso non lo possiamo sapere da adesso per un motivo molto semplice, perché il giorno 14 faremo l'estrazione della lettera di partenza, che non si va dalla A alla Z, si parte da una lettera a caso, o si vuole la legge. Speriamo di no, così c'è più tempo. Vabbè, Ma andiamo quindi, avanti cioè, ancora. Quindi. iniziano il 21, ma può essere poi dopo che il 22 e 23, cioè non si riesce a fare tutto in un unico giorno. No, come facciamo? Siete 35 di voi.
Ne siete una marea, ne siete una marea. Infatti, voglio dire, più era anche per riuscire a capire, per prendere i biglietti del treno. Che ho capito, ho capito. Lo so che per voi è una scomodità non sapere ed arrivare sotto sotto, perché poi costeranno anche di più. Però insomma, dai, sì, 14. Più anche organizzarsi al lavoro. Per se proprio male tutto. Che dovesse andare, lo sai 5 giorni prima, va? Almeno 5 giorni prima. Quindi non è il massimo, non è ideale, però nemmeno stai proprio sotto sotto. Ad ogni modo, consultati sempre con il signor Carlo, che è la persona dedicata dalla scuola alla logistica, al trasporto ed eventuale pernottamento. Non so se tu devi rimanere anche, vuoi restare, magari fai 2 giorni a Napoli, che ne so, ti portiamo un po' a vedere il posto. Quindi, vabbè, insomma, organizzati con la scuola, va bene? Andiamo avanti. La slide numero 7 anche non la porti perché è storia dell'arte. Allora, Tamara, consiglio mio, se tu le stampi queste slide, qualcosina imparalo. Per tua conoscenza personale e anche perché se le tieni dentro, metto come presidente, vedi, fogli sto coso, cioè, bello, porto pure arte. Che cos'è la cosa, la pulei, amore e psiche? Magari fa la domanda. E allora voglio dire, tu qualcosina studiatelo, ok? Cioè, in che senso che il professore mi potrebbe fare una domanda su arte, anche se non è uscita l'esame? Allora, se tu lo lasci dentro la tesina, uno che è curioso dice, ah, questa ha portato pure arte, pure se non... Chiaro? Non cioè, la porto. Allora, o la togliamo, oppure se la lasci dentro... ed è fai un bel vedere, perché comunque uno dice, beh, questa però nel parlare di amore non si è posto il problema se la materia si portava o non si portava, lei ha voluto parlare d'amore e l'ha trovato argomenti in tutte le materie, anche materie che non sono uscite o addirittura in materie che non erano comprese proprio nel percorso di studi, perché le ha ritenute pertinenti e coerenti con il contenuto che lei voleva fortemente parlarci, ok? Io lo apprezzerei molto da esterno, non ti farei la domanda per una questione di buonsenso, ok? Cioè direi, ok, ho visto, ho apprezzato, voto in più, però non la vado a rompere le scatole. Io sono Gimo Pirozzi, che ne so che ci passa per la testa della gente, del presidente, non so manco chi è, io spero solo che non sia di diritto, vivamente spero che non sia di diritto. Perché sono ragazzi, ovviamente, perché per formazione devono sapere tutti gli articoli, quindi sono delle persone molto pignole. Matematica, punto e peggio, tutto si fa, e lo dico da matematico, cioè da pseudo-matematico. Io spero in un professore di italiano o in un professore di scienze motorie, così stiamo proprio tranquilli. Ma niente, scienze motorie non capirà niente dal punto di vista burocratico e quindi dovremo avere un aggravio noi, ma pur di farvi andare bene, va bene così, cioè sceglierei comunque le scienze motorie. Basta che non acchiappiamo il tipo Mimio, che insomma vuole far vedere che lui poi è il presidente e ha da poco a posto. Anche se, ragazzi, anche già l'ho detto, se pure il presidente dovesse fare qualche domanda oppure dovesse ingaggiare... Quindi esterni solo uno? Sì, siamo tutti interni quest'anno, cioè state tranquilli, non c'era niente. Insomma. State giustamente... Quindi esterno ce n'è solo uno, ma quando lo saprete chi è, diciamo, il presidente interno? No, non si sa ancora, non sappiamo ancora niente, né, se, né chi sia, né di che materia sia. Quindi, ragazzi, voi venite preparati. E che cavolo, questo, diciamo, l'ho per scontato. Già io non... Sì. E voglio, ma queste cose vado a imparare. A tesina e l'elaborato scritto, la prova scritta. Cioè, io non pretendo che sappiate tutto il marketing che vi ho spiegato in 5 mesi. Pure che ci volesse una vita, che non farai. A volte qualche allunato, questo non fa da sapere queste cose. Io per 25 anni sono studiato. Cioè, quindi, però, poi però magari non so aggiustare il lavandino, mentre invece tu magari sarei bravissima a fare mille altre cose che io. Quindi, però voglio dire, ci vuole il tempo per imparare, non è per autoreferenzialità, è proprio una questione di come si studia, di metodo. Io posso spiegare anche al meglio possibile, però se tu dall'altra parte
pur avendo ben recepito, non ti metti e non ripeti, o non ti leggi le cose, non le rileggi più volte, non provi a ripeterle a voce, non serve a niente, ragazzi, non resta niente. Ok? Gli argomenti sono già selezionati. Certo, poi se dobbiamo fare, che dovete portare un solo argomento, noi dobbiamo dire pure bravi, sinceramente, è umiliante, non tanto per noi, perché a noi vicino un botto, è umiliante per voi. Cioè, il meglio che sapevi fare è dire un argomento e basta. Dai, proprio, no. Questo con tutto che chiaramente siete tutte persone che tra l'altro poi lavorano, quindi tenendo tutta di cosa fa, cioè ognuno di noi comunque è già preso da tanti altri problemi, no? Allora, andiamo avanti. Di arte ti ho messo chiaramente Amore e Psiche, quindi è una scultura, come dire, famosissima. Vai su internet, Antonio Canova, Amore e Psiche, te esce sicuramente 50.000 siti che ne parlano, pigli mezza paginetta da Google e te la leggi, insomma, giusto per sapere il mito di Apuleio e che chi sono i due personaggi, Casabacena, diciamo che sorge questa... questo amore che lei non può sapere lui chi è, perché lui è una divinità e quindi lui la va a trovare sempre di notte, però la femmina ovviamente è curiosa e quindi lo sapere chi è, poi interferiscono altre divinità, quindi insomma almeno un po' di mitologia, che cavolo, studiamola, perché tra l'altro la mitologia è molto importante, una materia stra sottovalutata, ma vabbè, lasciamo per. Arriviamo a Italiano, ovviamente l'italiano in mezzo a tutto questo amore chi ci mettiamo? Chiaramente Leopardi. E quindi allora di arte ce ne sono tre argomenti, quindi Apuleio, il mito greco, il neoclassicismo, la scultura di Antonio Canova. Sì, certo. non è che sono tre argomenti, sono la, cioè, chiaramente parli di Amore e Psiche, ok? Cioè, ad esempio, sull'amore, l'opera che porti di arte eventualmente è Amore e Psiche. Quindi questa scultura, chi la fa? Antonio Canova. Quando? Quindi va a vedere se è del 1500, se è del 1700, che corrente appartiene. Il neoclassicismo, cioè sta già scritto praticamente. Ragazzi, quello che vedete sulla slide è una sorta di mini riassunto che serve soprattutto a voi, laddove vi dovreste incagliare, non vi ricordate come prosegue il discorso, c'hai, capito, con l'occhio, punti l'occhio sulla slide e già anche e passi a quell'altro punto dell'argomento, capito? Cioè, una volta che hai esaurito le informazioni su Canova, non ti ricordi qual è la corrente? Il neoclassicismo. Poi dopo, chiaramente, Apuleio e il mito greco, ti ricordi la storiella da raccontare, cioè chi sono i due soggetti, quello che ti stavo un pochino per sommi capi raccontando io. Mi pare che lui fosse Hermes, tra l'altro, Eros, qual è Hermes? Eros. Quindi, Ok, andiamo avanti, senza colpo ferire. E italiano, dicevo, chiaramente Leopardi, quindi vedi anche qua, il romanticismo come corrente di appartenenza. Parliamo un po' della vita e delle opere di Leopardi, le operette morali, le fasi del pessimismo storico, individuale, storico e poi cosmico, la natura matrigna di Leopardi. Tra l'altro questo è un argomento anche che è uscito nelle domande sull'Albatros, cioè sull'elaborato della prova scritta, dove chiaramente metterai questo. E fondamentalmente la poesia che parla d'amore di Leopardi per eccellenza, quale? A Silvia. Quindi insomma, fai un po' di spiegazione su A Silvia. C'hai il materiale della professoressa di italiano, quindi voglio dire, studia quello, chiaramente un po' di un minimo di non facciamo cose di scuola media, no? O delle elementari addirittura, perché Leopardi, voglio dire, merita un approfondimento anche proprio sull'analisi stilistica, sull'analisi metrica, l'endecasillabo, il settenario, l'uso degli enchantement, le parole, la teoria del vago e dell'indefinito. Quindi l'utilizzo, diciamo, di fonemi molto aperti, no? La A, la O, quindi che danno un senso di estensione. Qualcosa di questo accenniamolo, se no veramente sembra l'esame della terza media, ma ti ripeto, hai abbondante materiale fatto dall'ottima professoressa Vecchione. E francese, bene, andiamo sulla slide successiva, la 9. In francese tu porti questa intervista per Mastercard relativa alla festa di San Valentino, stiamo parlando d'amore e quindi di
comunque siamo in un istituto commerciale, qui adesso viene la parte meno filosofico, poetica e più concreta, perché siamo comunque in un istituto professionale, quindi parliamo di cose concrete, prodotti, servizi, feste di San Valentino, chiaro. Quindi fai questa intervista per Mastercard che ti ha dato la professoressa, credo l'abbiate confrontata. Non ho letto e sinceramente mi avrebbe fatto piacere, ma io il francese è l'unica materia che non conosco proprio. Se mi ci metto a leggere, probabilmente comunque ci capisco, l'economia autor della San Valentino, quindi penso sia l'economia intorno alla festa di San Valentino, economia, commercio e marca, e in questo sarà inchiesta, quindi intervista per Mastercard. Ecco, questo è il mio livello di francese dovuto peraltro alla conoscenza del latino, perché poi sai benissimo che italiano, latino, spagnolo, rumeno sono tutte lingue romanze che derivano dal latino, quindi se si conoscono diciamo le sonorità, i dittonghi, gli iati e le regole di fonetica del latino, probabilmente si riesce a capire anche il francese o lo spagnolo, soprattutto quelli scritti, però conoscenza come sì, no, le lingue sono molto facili perché è portato, perché è portato, sì. A me il francese è sempre piaciuto, anzi alle superiori avevo forse i voti più alti in francese. Quindi francese tu hai una buona padronanza, perché ci sono molti che invece zero voti. Allora, non è una lingua che poi l'ho parlata, però mi piaceva quando la studiavo, perché è quello il mio livello, poi non ho parlato con nessuno, però sulla gran parte. Ok. Vabbè, però insomma, se dei verbi, queste robe qua. Ti posso inserire un po' di roba di francese, insomma, la prova scritta, diciamo, può... Vabbè, non ti preoccupare, poi ti aggiusto io le cose. Allora, intanto per quanto riguarda la tesina, sei a posto perché c'è il materiale anche qua della professoressa di francese. Sì, e parlo insomma di questa inchiesta su San Valentino, che ovviamente è una festa commerciale, lo sappiamo tutti. Chi più di me, che comunque sono un profilo marketing, quindi andiamo sulla slide numero 10, dove torni quindi a parlare con me, stavolta però non di economia aziendale e filosofia, diciamo, ma proprio di concretezza e quindi di marketing. Su un prodotto chiave della festa di San Valentino, ovviamente rappresentato dai baci Perugina, no? Uh-huh. E tu dalla Bologna, Perugia, sei molto vicina, credo. Che fai? Un'oretta di macchina, massimo due. Allora, che cosa mi interessa che tu mi dica? La domanda per chi la soprattutto secondo me aziendale, ma diciamo che pure in ambito marketing si parla di San Valentino, un passaggio sui baci Perugina necessariamente voglio che lo facciamo, se non altro perché rappresentano un caso marketing, a prescindere, cioè io avrei comunque parlato di baci Perugina in classe, per un motivo molto semplice, perché quando si parla di marketing mix, ok? Ovvero la declinazione poi della strategia, abbiamo detto la strategia deve essere poi declinata in un marketing mix, cioè una volta che ho deciso chi sono i miei clienti, segmentazione, quindi targeting e clusterizzazione, come si comportano psicologicamente, come acquistano. Una volta che ho stabilito, guardando anche alla concorrenza, come si posiziona l'offerta, quindi come si posizionano i concorrenti e io come mi conviene di posizionarmi, no? Bacio Perugina poteva essere un cioccolatino come la Lind, cioè che poi chiaramente ha focalizzato l'interesse anche lui sul festa di San Valentino, ma Lind fondamentalmente è una pralina di cioccolato che vale rispetto a tutti gli altri cioccolatini che esistono, non ha una connotazione per forza legata a San Valentino. Bacio Perugina sì. Bacio Perugina, tu mi devi comprare comunque, persino se mi compri il cioccolatino della Lu, o tu e Bacio Perugina me l'hai regalato. Perché? Perché è un prodotto che si è posizionato in un certo modo, vincente, molto esclusivo, come posizionamento, ma poi in realtà va su tutte le fasce, soprattutto chiaramente sui giovani. E quindi nel marketing mix il prodotto... Le 4P sono prodotto, prezzo, comunicazione e distribuzione. 4P perché viene dall'inglese product, price, comunicazione loro dicono promotion e distribuzione loro dicono place. Ok, quindi 4P. Nel caso dei baci Perugina,
laddove c'è un qualcosa di veramente specifico e particolare è nella fase di product, perché nel prodotto noi facciamo solitamente la scomposizione in attributi di un prodotto per vedere, come abbiamo fatto prima per esempio per il prodotto della palestra, no? Abbiamo detto scomponiamo questo prodotto palestra, ma che cosa c'è all'interno? E abbiamo visto che poi c'erano invece diversi, cioè quello stesso prodotto poteva soddisfare diversi bisogni e quindi c'erano diversi target che andavano aggrediti in maniera diversa. Quello dell'autodifesa, quello della ragazza che invece aveva esigenza di trascendenza e così via, quello di bellezza, quindi c'erano vari attributi. Oltre alla scomposizione in attributi, un'altra variabile che si va a curare all'interno dell'AP del product è il packaging, cioè il confezionamento. Ecco, da questo punto di vista, il confezionamento è particolare da parte della Perugina, no? Già il nome, pure il marchio, bacio, quindi ti dà già qualcosa proprio di concreto, di un cioccolatino, ma di un cioccolatino amoroso, cioè di un gesto d'affetto. Si pone non tanto come mangiati la cioccolata perché è buona, ma si pone come regala una cioccolata perché è dolce, come l'affetto che provi per quella persona. Dalle un segno, una testimonianza, come dire, del tuo affetto. Ed ha funzionato, perché chiaramente è un posizionamento che differenzia il bacio con Perugina da tutti gli altri cioccolatini che conosciamo. Ok? Persino dagli altri cioccolatini della Perugina, perché Perugina non fa soltanto il bacio. Sicuramente nelle tarte di Natale, no? Quelle della Befana, ti ricorderai quelli là che al centro sono dorati e poi hanno rosa e rosa, o blu e blu, o verde e verde, no? I cioccolatini che abbiamo mangiato tutti, penso. Quindi Perugina stessa fa altri tipi di cioccolati, di cioccolatini, ma il bacio ha un posizionamento particolare. Cioè, non come gusto, ma come segno d'affetto. Quindi dà una valenza soggettiva, psicologica, molto importante. Perché dicevo poi il packaging? Perché qual è uno dei vantaggi strategici che solo il bacio ha? Il bigliettino. Il fatto che io lo scatto, intanto è riconoscibilissimo. È quello argentato con le stelle e la scritta blu. Quindi... nessun altro cioccolatino può avere quel tipo di packaging. Già so, quando vado dal tabaccaio, pure se non ci sto pensando, se l'occhio mi cade lì, so che quello è un bacio Perugina, non ho manco bisogno di guardarlo approfonditamente, lo riconosco già dal confezionamento. Per di più, oltre che essere particolare e univoco, ha questa caratteristica del bigliettino, cioè l'elemento curiosità, cioè solletico. E ti regalo, oltre alla bontà del cioccolatino, ti regalo anche un pensiero. E quindi crea questa cosa di gioco, no? Perché poi è un gioco, cioè, oh, a te che ti è uscito, fammi vedere, e i due fidanzati, o i due amici, insomma, se lo scambiano per la curiosità di sapere che è uscito all'altro e leggere la frase. Quindi tutto questo rende, vedi come rende esclusivo ed unico il cioccolatino? Ancora, sempre nella variabile product, persino la forma del cioccolattino, la forma del bacio Perugino è brevettata, cioè nessun altro cioccolattino può essere così. Tu puoi avere un cioccolato con dentro la nocciola, ma non puoi avere questa forma che ha il bacio, perché è brevettata. Chiaro? Quindi il marketing della Perugina, per la linea di prodotto bacio Perugina, ha effettivamente tirato fuori dei focus, o comunque dei punti di forza che rendono quel prodotto in qualche maniera appetibile, esclusivo, posizionato in una maniera che gli altri non hanno, e con degli interventi poi anche tecnici, perché chiaramente il packaging poi lo devo realizzare e la forma la devo brevettare, quindi sono stati davvero bravi. Continuando l'applicazione delle 4P, come vedi ci manca prezzo, ho messo prodotto, comunicazione e distribuzione, perché prezzo ti porterà poi a parlare di elasticità in economia politica, la vediamo la slide di dopo, quindi la saltiamo per un attimo. Prezzo, prodotto ne abbiamo parlato, comunicazione, come comunico e a chi comunico, dicevamo prima, sì, anche la coppia mia mamma e mio padre che hanno 70 anni possono comprarsi il bacio Perugino. Ma chiaramente, insomma, salvo uomini particolarmente, e per fortuna ce ne sono, attenti alle proprie mogli o comunque a un certo tipo di affettività anche manifestata così in tarda età,
la maggior parte del segmento che va ad aggredire Baci Perugina sono gli adolescenti barra adulti, insomma fino ai 40. Dopo diventa anche un po' ridicolo che non ci andiamo a mangiare la cena perché poi dopo ci siamo litigati che non ti ho regalato i Baci Perugina, cioè. Però comunque da questo, cioè, per certi versi io sono anche io molto attento a queste cose, perché non è tanto il fatto che non mi hai regalato i Baci Perugina, è l'assenza di pensiero, no? Il dare per scontato che allora buttarsi un po' nelle brache, e questo non piace mai a nessuno, né all'uomo né alla donna. Quindi, però la comunicazione deve essere quindi una comunicazione incentrata chiaramente sul segmento target, no? Poi magari farò pure una pubblicità con due vecchietti che se li regalano, per carità, se proprio ci tengo ad aggredire il segmento anziani. Però devo andare sui giovani. Come ci vado? Chiaramente in tempi moderni ci vado con i social, e ci vado con un testimonial barra influencer d'eccezione che sia in qualche modo tarato su quel target, cioè Elodie da cantante, ok? Ovviamente non ci vado con Antonello Venditti, che se lo sente mia mamma, ci vado con la cantante di Factor, con la cantante, diciamo, del talent che è seguito dagli adolescenti, chiaro? E quindi ci vado con Elodie, che tra l'altro è anche una bella scelta sia da un punto di vista del talento, ma questo è personale, sia della musica che produce, anche poi come lei si pone, è una buona artista, cioè mi piace. Però la cosa importante, piace o non piace, non è questo importante per un marketer. La cosa importante per il marketer è capire cosa piace al suo mercato, e quindi ancora una volta posizionamento azzeccatissimo, scelta della comunicazione, scelta della promotion assolutamente pertinente, ottimo marketing mix, quindi anche dal punto di vista di questa leva qui. Terza P, la distribuzione, quindi place, dove vado a far comprare questo prodotto ai miei clienti. Chiaramente la distribuzione è un prodotto comunque di massa, no? Stiamo parlando del cioccolatino, quando può costare 50 centesimi l'uno, il tubo costerà 2 euro, 5 euro, quello che è. Quindi devo essere presente su tutto il territorio, distribuzione quindi capillare, copertura distributiva ampia. Sono presente in che modo? Attraverso i rivenditori, quindi tutti i tabaccai, tutti i coloniali, tutte, magari anche qualche cartolibreria, che ne so, cioè anche insomma una distribuzione capillare, tutte le GDO, in tutte le grandi distribuzioni sono quindi comunque presente. Tra l'altro il cioccolatino di per sé è anche quello che si dice tecnicamente un prodotto ad acquisto d'impulso, non tanto il Baci Perugina, cioè anche, però diciamo che ci rientra nella categoria. Se tu ci fai caso, quando vai al supermercato, davanti alla cassa ci stanno sempre le pile e ci stanno sempre i pocket coffee o prodotti di questo tipo. Fammi rispondere un attimo, se no papà mi continua a chiamare 50 volte. Sto facendo lezione, ti richiamo io dopo. Ciao. Sto facendo lezione, ti richiamo io dopo. Ciao. Ok. Dicevo, quindi sì, prodotti ad acquisto d'impulso si chiamano, sono pochi, sono particolari, ci rientrano sicuramente i cioccolatini, i tic tac, i piccoli snack, perché chiaramente tu non entri nel supermercato per comprarli. Se li mettessi nello scaffale in fondo, dove magari ci sono anche gli articoli da regalo, ne compreresti pochi, perché tu al supermercato ci vai per andare a fare spesa, comprare la carne, il latte, l'acqua. Però se tu sei con la tua ragazza, magari avete litigato, oppure semplicemente vuoi farle un gesto carino, o semplicemente hai voglia di cioccolato, stai per pagare, sta là, lo prendi, il tubetto o i bacetti, in versione da due, e la paghi. Quindi, a livello di distribuzione, devo essere capillare per essere presente un po' ovunque, quindi abbiamo già detto tabaccai e anche tutte le... i supermercati, ma posso anche soprattutto con una cosa importante, può essere l'espositore, che è quello che poi vedi nella slide. Vedi che bell'espositore che hanno messo in questo caso per lanciare questo prodotto del bacio grande, che dentro ci sono i baci più piccoli, eccetera, che c'ha poi Fogno, Ama, insomma stanno differenziando un po'. Però io mi interessa di più che parliamo del prodotto base, cioè del normalissimo bacio perugino. Dal punto di vista della distribuzione copertura totale, capillare, attraverso chiaramente gli intermediari di settore. In più
c'è un'ulteriore, come dire, osservazione da fare. Ormai diversi anni fa, a Perugia, la Perugina ha creato il primo negozio Perugina. Cioè tu entri e c'è solo cioccolata Perugina. Chiaramente, lo capisci da sola, quanto può cubare il fatturato di quel negozio rispetto a tutto il fatturato complessivo della di Baci Perugina? Un cavolo, niente. Però da un punto di vista, come dire, di immagine, avere uno store focalizzato, diretto, quello è un investimento non per guadagnare nella speranza che poi vendi più baci e guadagni su quel negozio, è un investimento di marketing, di inteso nel senso di pubblicità, di immagine. Cioè, siamo talmente un prodotto famoso e talmente un prodotto affermato ed esclusivo che abbiamo un negozio nostro e ce l'abbiamo chiaramente a Perugia, cioè nel luogo di produzione. Quest'idea, comunque, ha avuto successo e quindi l'hanno chiaramente estesa e replicata, sempre in maniera, come voglio dire, molto limitata, sempre come investimento di immagine più che come ritorno di vendita. Però oggi, non credo tutte le città, ma almeno nei capoluoghi di provincia, scusami, di regione, per esempio a Napoli c'è anche lì il negozio Perugina, come c'è il negozio Gaioden, oppure di altre, il negozio Lind. Cioè, a livello di rappresentatività, l'azienda ha, sempre nella distribuzione, perché un negozio è sempre comunque un punto vendita, quindi fa parte della distribuzione dal punto di vista del marketing mix. Quindi dobbiamo aggiungere come nota che oltre alla distribuzione capillare, che è chiaramente quella che ci interessa, la Perugina ha pensato bene, per una questione di immagine, di aggiungere anche dei negozi diretti, proprietari, di sua proprietà, uno per capoluogo di regione, nelle regioni più importanti, non penso che a Campobasso, in Basilicata, ci sia. Quindi ci sarà a Napoli, ci sarà a Roma, ci sarà a Palermo, che ne so, cioè, insomma, magari a Bologna, quindi in quelle 13-14 città rappresentative d'Italia, a Firenze probabilmente ci sarà, è chiaro. Quindi nella distribuzione mi fa piacere se citi anche questa ulteriore così nota di colore, come la vogliamo definire, fa parte della strategia. E quindi ci resta la quarta P. La quarta P è il prezzo, ok? Quindi andiamo avanti, ecco, ti ho messo bel brillocco perché mo spieghiamo il motivo del brillocco e poi penso abbiamo finito, no, dopo ci sono altre cose, vabbè, ma sono altre materie. In economia politica qui parliamo di elasticità della domanda, probabilmente di tutto il materiale che hai ricevuto è la parte più complicata perché contiene delle formule di matematica. Vabbè, comunque insomma te le studi con la professoressa di diritto, ma quando anche tu dovessi avere difficoltà, il concetto qual è? Che i baci Perugina e la festa di San Valentino in generale, ma i baci ci rientrano benissimo come esempio di questa cosa, hanno una particolarità rispetto al prezzo, e cioè se io arrivo al 14 mattina e sono stato disattento, mi sono dimenticato, no? Magari ho anche prenotato la cena, però non ho comprato ancora i baci Perugina. Quello che è il tubetto che solitamente pagherei 2 euro dal salumiere di fronte, lo pago 5 euro. Succede, se ci fai caso, anche alla festa della donna, no? All'8 marzo, quello che è, o la festa, cioè, della Minusa. Cioè, se tu vai nell'orto del signore di fronte, nella campagna, e ti prendi il rametto, nessuno ti dice niente. Oh, però l'otto, vai, vedi tutti questi con i 3 ruote che vendono sti mimose a 5 euro, 8 euro, 10 euro. Dici, ma che? Perché? Perché l'elasticità alla domanda, in questo caso, l'elasticità è come reagisce la quantità acquistata rispetto al prezzo. Solitamente per la maggior parte dei beni, se aumento il prezzo di un bene ne acquisto di meno, no? Nel caso dei perfetti sostituti, penso ad esempio al salame napoletano e il prosciutto crudo, se aumento il prosciutto crudo, il prezzo del prosciutto crudo, diverse persone switcheranno a comprare il salame perché sostanzialmente voglio un insaccato abbastanza salato, che sappia di carne, crudo,
Se tu mi aumenti il prezzo di quello, vado sul prodotto sostitutivo. Nel caso del bacio perugina, o comunque diciamo della festa di una qualsiasi festa in realtà, la necessità, no? Gioca un ruolo importante nell'elasticità del prezzo. Perché? Perché io so che sono stato pollo io ad arrivare al 14, magari quel pacco lo compravo 20 giorni prima, tanto non scade, e lo pagavo 2 euro. Stasera, se mi presento dalla mia ragazza senza il tubo di bacio perugina, lei penserà che io non ho avuto tempo per lei e quindi probabilmente vorrà, non ci vuole, mi farà storie, probabilmente non mi farà andare a letto e vorrà una dimostrazione allora successiva e superiore, tipo il brillocco, e qui arriviamo al brillocco, cioè al solitario, no? Cioè allora non ti muovi bene, dimostramelo. E allora tu non te la cavi più con 5-8 euro e ci devi comprare il diamante. Non era meglio se tu ci pensavi prima? Perché il rivenditore te lo vende poi a 5 euro, a 8 euro, il tubetto che gli costava 2? Perché questo ragionamento lui lo sa, lo conosce. Sa che l'esistenza di una scadenza e il tuo mancato rispetto di quella scadenza aumentano il tuo bisogno e la tua necessità. E allora... Questo è per quanto riguarda economia politica, è chiarissimo, cioè è sempre collegato ai baci perugina, appunto, l'elasticità della domanda. Sì, qui il collegamento ci arrivi perché vedi, stiamo parlando di prezzo, che è la quarta P del marketing mix. Te l'ho messa per ultima proprio perché così la discutevi in economia politica, visto che in questo caso, per questo bene particolare, per la festa di San Valentino, si verificano delle condizioni per cui, rispetto alla maggior parte degli altri beni, succede un qualcosa di strano. Cioè succede che se io aumento il prezzo, tu te lo compri lo stesso. Ok. In pochi, cioè su 10 amanti, 8 comunque acquisteranno, solo 2 resteranno sulla loro posizione di tirchio, di dire no, ma non ne vale la pena, tanto tu dopo domani questi li butti o li vendi di nuovo a 2 euro. Ok, però tu intanto stasera ti sorbisci la ragazza che è scontenta. Cacchi tuoi. Cioè, la scontentezza della tua ragazza ci vale questi 3 euro che stai risparmiando? No, e allora paga 5 euro, paga 8 euro e non rompere le scatole. E la prossima volta ricordati prima se vuoi essere furbo, ok? Quindi tutto questo ragionamento è legato all'elasticità al prezzo. In questo caso la domanda si dice abbastanza anelastica, cioè per questioni di contesto e per ragioni che attengono a variabili sociali, come vedi, il prezzo dei baci perugina in corrispondenza però della festa di San Valentino, perché se tu il 15 di aprile pretendi di alzare il prezzo del tubetto di baci perugina e venderlo a 8 euro, non te lo comprerà nessuno e tutti quanti ti guarderanno e dire oh, è caduto la capandera, cioè che è successo, perché è sta cosa. Lo puoi fare al 14 di febbraio, là sì, quella settimana lì sì, perché c'è la festa, è quello l'evento che condiziona la necessità. Dopo, or what? Chiaro? Quindi questa condizione di anelasticità della domanda e del prezzo è vera, ma contingentata e condizionata soltanto alla festa di San Valentino o comunque vabbè anche ad altre ricorrenze, la festa della donna, dove insomma si richiede un regalo di questo tipo, ma altrimenti a Natale, però altrimenti no, in tutti gli altri periodi non è nemmeno vera, proprio perché non è tanto dovuta al prodotto, è dovuta alle variabili sociali collegate al prodotto. Chiaro? Chiarissimo. Andiamo avanti, vabbè, la 12 è informatica, questa la possiamo tranquillamente saltare perché non c'è proprio, diciamo, all'interno del tuo corso di studi, quindi nessuno ti dirà nulla. Te lo dico così, giusto se ci vuoi fare un en passant, ma fondamentalmente il massimo dell'amore è cos'è? È comunicare, cioè alla fine il sesso soprattutto è parlare senza parola, no? Cioè a gesti, quindi direttamente ci si comunica le emozioni e i propri sentimenti direttamente con le azioni. C'è un caso in cui la comunicazione è così suprema ed è proprio in informatica, perché in informatica tu la massima esperienza di linguaggio che puoi fare, io così la definisco l'informatica, cioè il linguaggio macchina,
Perché la macchina, essendo appunto un computer, non un essere intelligente, anche se oggi abbiamo le intelligenze artificiali, ma a livello di programmazione, se tu non le scrivi le cose nell'unico modo che lei conosce e capisce, ti darà errore. Se tu utilizzi il Turbo Pascal come linguaggio di programmazione, per esempio, un linguaggio vecchissimo, degli anni 90, ma se tu manchi un punto e virgola, l'algoritmo non funziona. Perché? Perché lui non è in grado di interpretare le tue intenzioni. Lui conosce un codice di scrittura che è quello. E se lì ci vuole il punto e virgola, ci vuole il punto e virgola, altrimenti lui non legge, non riesce a capire l'informazione e non elabora il dato. È chiaro? Quindi il linguaggio macchina è l'unico linguaggio, diciamo, unidirezionale. Cioè va da te verso la macchina, ma la macchina ti risponde soltanto se tu hai comunicato nel modo per lei intelligibile, altrimenti non risponde. Non hai un altro modo di farti capire dalla macchina. L'intelligenza artificiale è un qualcosa di diverso da questo punto di vista, ma anche là ci sarebbe da discutere, ma entriamo in discorsi di matematica molto complessi, lasciamo perdere di statistica soprattutto. Infine andiamo avanti. Diritto, benissimo, vabbè, sul diritto qua pure ci sarebbe da parlare tanto, ma lo fai con la professoressa. Ti ho messo i diritti soggettivi, ci sei sulla pagina numero 13? Sì. Chiaramente l'amore è un diritto. Abbiamo convenuto insieme alla professoressa di diritto che non si parla d'amore nella Costituzione né in alcun testo giuridico. Trovo questo anche abbastanza interessante, perché per me costituisce un vuoto normativo di non poco conto, ma d'altra parte significherebbe dover dare una definizione precisa di che cos'è l'amore. Non ci sono riusciti nei secoli filosofi, matematici, poeti e quant'altri, ci riusciamo noi. Ci possiamo provare, la mia risposta sarebbe. Ma comunque, però qualcosa di importante, di comunque connesso, c'è. E cioè, lo stiamo tra l'altro vivendo proprio adesso con il lockdown, cioè le libertà individuali dell'individuo, no? Le libertà inalienabili, si dicono diritti inalienabili. Inalienabile significa che nessuno te lo può portare via. Il diritto ad amare è palesemente uno di questi diritti, cioè io non posso vedermi privato della mia libertà di poter amare qualcuno. Tra l'altro, sempre su questa tematica, con tutte le accezioni annesse e connesse negative possibili, un altro tema di sviluppo sarebbe potuto essere lo stalking. Però, in una tesina, in una discussione e in una performance, evitiamo di portare argomenti negativi, portiamo argomenti positivi. Se hai visto le slide, vedi anche questo, c'è lei che ammicca con lui, insomma, stile avanti. Prima di farli arrivare al divorzio, facciamogliela godere un attimo, cioè godiamo assieme nella discussione di qualcosa di positivo. E allora, diciamo, parli della Costituzione e appunto di questi diritti soggettivi, diritti che ognuno di noi ha e che stiamo vedendo limitati, per esempio il diritto di poter uscire dopo le 10 per il coprifuoco. È una limitazione della mia libertà personale, perché io magari volevo andare a fare, a correre alle 11 di sera perché prima lavoro e non posso farlo in un altro orario. O semplicemente perché mi va di mettere la testa là fuori e respirare l'aria, andarmi a fare un giro. Cioè, stiamo parlando di un qualcosa di... Cioè, per me è la base del diritto. Se non si parte dalle libertà individuali, il resto non assume nessun significato. Ti pare? Quindi, questa è la tematica che la professoressa Giusi Faraone ti ha sviluppato e che devi studiare. Ok? Ci sei? Sì, sì. Io sono alla faccia sulle slide, quindi non ti vedo durante la discussione. Finisce questa tesina con scienze motorie, e chiaramente abbiamo parlato d'amore, parlando del corpo non possiamo fare altro che parlare del cuore, no? Quindi chiaramente il sistema circolatorio, il sistema linfatico, il cuore come muscolo e i benefici dello sport nel prevenire i disturbi cardiovascolari, ok? Qui il professor Corbo ti ha mandato anche lui il materiale, insomma lo abbiamo messo appunto un pochino assieme, insomma anche qua hai il tuo bel da studiare. Sì, due belle pagine.
Ok, allora ascoltami, ci siamo fatti ben 2 ore di discussione. Questa registrazione la troverai sempre se Google Classroom ce la fa vedere e ci accontenta perché a volte salta i video. Domani, o tutt'al più dopodomani, sullo stream del Classroom, di Google Classroom. Prima hai fatto una foto, mi hai fatto vedere una foto che mi hai mandato. E infatti c'ero io che parlavo, cioè come stai vedendo ad ognuno degli alunni corsisti o Sì, comunque che la hanno vista. avuto, sì, ognuno di loro che ha avuto una tesina importante, comunque più difficoltosa, io ho poi pubblicato sullo stream la sua video lezione. Quindi appena insomma Google elabora questo contenuto video che stiamo realizzando adesso e ci metterà una giornata e mezza. Tu te lo ritroverai poi postato. Io comunque ti mando un WhatsApp, ti dico: guarda, Tamara, è uscito il video, te l'ho postato sullo stream, vattelo a vedere. Tu vai lì sopra, te lo scarichi, così lo tieni comunque conservato, e quando vuoi te lo vai a rivedere per vedere se hai parlato di tutto quello che insomma ti ho detto, o comunque se ti è chiaro o se qualcosa che l'hai dimenticato te lo vai a riascoltare. Va bene? Va bene. Invece per quanto riguarda l'elaborato scritto, devo parlare con tutti i professori. Aspetta un attimo, interrompo la registrazione così siamo a posto.